San Francesco la chiamò sorella morte. Permettiamoci allora di contemplare anche fratello dolore. Non un fratello da cercare, di cui perseguire la compagnia. Non un'afflizione da causarsi o da causare agli altri. Come per sorella morte, il procurarlo è male, è malattia mentale, è contrario al precetto divino. Fratello dolore è difficile da amare, da tollerare, da capire, da portare con sé, da presentare come compagno di viaggio in questa esperienza terrena. È difficile da integrare nel vivere in maniera armoniosa col precetto stesso. È sorgente di forza stupefacente e di interminabile energia, ma è difficile rendere grazie per la sua presenza. Eppure è guida essenziale in ogni aspetto della nostra vita. Il Signore non ci desidera sofferenti, né vuole la nostra morte. Ci tiene per mano nei momenti difficili, in attesa di riceverci con un sorriso alla prima luce dopo la nascita finale. Non sono mai riuscito a volergliene per gli incontri con fratello e sorella, nonostante la loro insopportabile intensità. Ho la mia fede, ma certamente non ho nessunissima credenziale per discutere del senso della vita. Dalla trincea, però, mi sembra proprio di poter affermare che ha molto a che fare con la capacità di trasformare il proprio dolore in una forza di bene per il prossimo, dovunque e chiunque egli sia. Ognuno, naturalmente, ha vie proprie e personali per farlo, e nessuna è necessariamente superiore ad altre. Per me la strada è la ricerca in medicina. Altri avranno certamente modi altrettanto più efficaci per le proprie catalisi vitali. La ricerca è solo una delle tante vie. Per me la ricerca è il processo salvifico, la trasformazione dell'orrore, dello sgomento di fronte al mistero del male, in energia vitale, in energia bella, in energia di speranza. La bellezza ulteriore è che la ricerca per me è esattamente preghiera all'Altissimo. Come nella preghiera, nel fare ricerca non si può neppure iniziare a balbettare senza una dichiarazione di umiltà di fronte a quanto si osa contemplare nella sua maestosa grandezza. Nell'universo fisico del mondo studiato dalle varie discipline scientifiche, trovo ovunque divine firme segrete, messaggi d'amore, bigliettini celati nei posti più impensati, e più spesso che no, nascosti nei posti più soleggiati, in completa evidenza. Come nella preghiera, nella ricerca è essenziale confessare i propri limiti. I grandi progressi della scienza nascono da pensieri che superano le tradizioni, le discipline e le artificiose barriere che le separano. E questo richiede una fiducia nella diversità del sapere, la consapevolezza di quanto impossibile sia il successo solitario e la remissione reciproca. Nel pregare si rende grazie e si soffre prima di presentare petizioni. È difficile rendere grazie per il dolore in sé, ma ce la metto tutta. È esperienza simile al perdono, che non spesso viene naturale concedere, ma quando l'accordiamo libera lo spirito del perdonante ancor più di quello del perdonato.
Io credo che se ci si trova nella condizione fortunata di poter fare una differenza positiva per il prossimo, allora si ha l'obbligo di farlo. Abbandonare la missione è trasgressione etica, è omissione di soccorso. Simone era di Cirene, non era neanche di Gerusalemme. Si è trovato tra la ressa, forse per caso, e si è incuriosito, giungendo sulla via dolorosa del nostro Signore. Immagino che il soldato romano gli abbia detto qualcosa come: senti tu, vieni qua, guarda, c'è questo qui che non riesce più a portare la croce, prendila tu e portala su ancora un pezzo. Simone non c'entrava niente, ma non ha risposto: eh no, perché io? Deve andarci questo qui vicino a me che è più grosso, e poi io non sono neanche di qui e ho da fare, mi aspetta il barbiere. No, non ha detto così. Se l'è presa la croce e se l'è portata sulle spalle. Forse invece ha pensato: ha chiamato me, mi ha chiamato lui, addirittura tramite un soldato romano, e ha risposto alla chiamata. È per questo che ho sempre avuto simpatia per Simone di Cirene. Le circostanze misteriose della vita mi hanno portato a trovarmi in condizione di poter contribuire alla ricerca in medicina e di poter aiutare a creare strumenti per salvare vite e risparmiare sofferenze. Credo allora che sia dovere mio farlo. Il dolore che sento quando non ci si riesce, quando stiamo davanti a casi che non sappiamo risolvere, quando subentra la vergogna di essersi fatti distrarre dalle voci più fatue della vita, questo vivo dolore è guida, è energia, è risorsa. Signore, tutte le cose che avrei potuto fare per aiutare chi soffre e ha sofferto, e che non sono stato capace di fare, queste sono la mia confessione. E il dolore vivo e irreversibile di queste imperdonabili mancanze io te le offro. Partoriremo con dolore, come ci hai intimato, dolore che non è punizione per la volontà di conoscere il bene e il male, ma guida per l'azione. La mia prima richiesta a te è allora di concedermi generosamente la forza di poter fare una qualche differenza in positivo. La seconda è di guidarmi nell'impresa di resistere ai travolgenti flutti del dolore, di orientare come il faro della tua missione questo povero naufrago nell'acqua gelida e torbida della sofferenza del mondo. La terza è di donarmi la fermezza per guidare le inarrestabili energie che scaturiscono dai misteri del dolore, mantenendo la navigazione sulla giusta rotta. Dedico queste parole alle tue immagini del prossimo, chiunque, nel sofferente, così come nel portatore di sollievo, Mauro Ferrari. Grazie a Pierpaolo Sovran per aver saputo far vibrare in dissolvenza con la sua voce le parole di Mauro Ferrari, che hanno reso dicibile l'indicibile, il mistero del dolore che genera vita. E grazie a Mauro Ferrari, che mi ha preso per mano, regalandomi perfino le parole che mi hanno aiutato in questo compito, che mi pareva impossibile, di superare la mia inadeguatezza e trovare appunto l'incipit per iniziare questo incontro. Come sta scritto sull'arco di Porta Camolli a Siena, cor magis
Tibi Pandi. Più grande dell'abbraccio di questo auditorium, Precenicco vi apre il cuore e vi ringrazia per la vostra presenza, che è stata catalizzata qui dalla prospettiva di questo incontro straordinario con una persona straordinaria. Sono passati forse più di 15 anni da quando, assessore alla cultura di questo minuscolo paese di 1500 persone, accarezzato dal fiume Stella, stremavo l'allora sindaco Giuseppe Napoli con le mie estenuanti narrazioni su perché fosse così importante non lasciar morire il vecchio e glorioso cinema parrocchiale sulle cui tracce sorge oggi questo auditorio, che ancora odora di nuovo perché ha solo pochi mesi di vita, essendo stato inaugurato il 15 dicembre dello scorso anno. E raccontavo a lui, calabrese d'origini e precenichese d'adozione, che cosa avesse significato questa sorta di nostro cinema paradiso per noi bambini e ragazzi degli anni 50 e 60 che vivevamo in questa isolata campagna di bonifica con poche strade praticabili, così vasta e silenziosa da sembrare abitata, come dice Sergio Maldini nella Casa Nord-Est, abitata più da nuvole che da persone. Quel cinema era la nostra macchina per i sogni, il luogo dove abbiamo imparato a immaginarci una vita più grande e più bella, oltre l'orizzonte pure bellissimo di quelle nuvole. Ebbene, mai avrei sognato e immaginato che questo spazio, rinato a nuova vita, potesse accogliere un evento della densità umana e della portata scientifica come quello che stiamo vivendo grazie a questo convegno. Mi torna in mente il pensiero di Claudio Magris quando dice che in una scheggia ci può essere il mondo, ma esse qualcosa se non è solo una scheggia, bensì il mondo. Questa piccola scheggia che Precenicco può oggi contenere l'infinito mondo di una riflessione di frontiera sulla cura dei tumori a livelli così alti, perché questa comunità ha saputo scommettere su se stessa, scegliendo, forse contro ogni buon senso, direbbe qualcuno, di investire in socialità e cultura, anche dotandosi di uno spazio adeguato. Un investimento che sta veramente cambiando la vita della nostra gente, che ha ripreso ad uscire, a ritrovarsi, a guardarsi in faccia e negli occhi, riconoscendosi in questo spazio collettivo come appartenente ad una comunità, ad un comune destino di vita. E credo che il professor Mauro Ferrari, ancora un friulano che ha scelto di essere libero di Scunilà, onorando le sue origini e la sua terra con il proprio lavoro, dal momento che si occupa di nanotecnologie, possa anche accettare con un sorriso questo forse ardito riferimento alla nostra nanoesperienza locale, che vuole ribadire il valore, oserei dire salvifico, degli investimenti in cultura e in ricerca nonostante la crisi, e proprio perché siamo immersi in questa crisi. E credo che l'avventura esistenziale professionale del professore ne sia la prova più tangibile e concreta. Lo affermo anche a nome delle 12 biblioteche di altrettanti comuni di quest'angolo di Bassa Friulana, che da anni cercano di vivere e di proporsi ai propri cittadini come un'unica grande biblioteca articolata su 12 sportelli che assecondano il respiro del territorio, tentando di svolgere una funzione non solo culturale, ma anche sociale, anche di welfare, riuscendo talvolta ad essere l'unica luce pubblica accesa anche in orari strani, nel buio di questo inverno che non è stagionale, ma che, come già avvertiva Marguerite Yourcenar, quando definiva le biblioteche pubbliche come granai pubblici, granai dove mettere al sicuro le riserve vitali contro i rigori dell'inverno dello spirito che da grande intellettuale già avvertiva arrivare. Nel bellissimo libro di Michele Cucuzza, che racconta la straordinaria vicenda del friulano Mauro Ferrari alla guida di un pool di 80 scienziati al lavoro a Houston per sconfiggere il cancro, è drammaticamente presente la realtà della sofferenza e della morte, quali soglie iniziatiche di comprensione del significato della vita e di quel doppio ineliminabile che sono dolore e morte, e l'evocazione francescana al fratello dolore che abbiamo sentito. Nella vita di ciascuno di noi c'è stata e ci sarà purtroppo una notte nella quale c'è la dolorosa percezione che tutte le stelle si stiano spegnendo
e che il cielo sia fisso e immobile come la scenografia falsa di uno studio televisivo. Eppure, sidera nocte micant, tanto più fonda la notte quanto più le stelle brillano. È la scritta che accoglie il visitatore all'entrata dello Speco di Subiaco, dove San Benedetto si nascosa in una stretta e profonda spelonca prima di dare vita al movimento monastico che mise in sicurezza il grande patrimonio di Roma nel momento più buio dell'arrivo dei cosiddetti barbari. Ma tu, c'è scritto, continua a cercare i raggi nelle tenebre, perché ab oscura sidera notte micant, perché solo al buio le stelle brillano. Quelle stelle che l'architetto progettista ha cercato di far brillare in questo soffitto che evoca appunto il cielo trapuntato di stelle, ricordando il modo di riunirsi in circolo della gente nelle serate estive, nelle piazze, nei cortili delle case contadine dove i vecchi raccontavano in piccoli storie fantastiche, lavorando contemporaneamente a sgranocchiare gran turco sotto un loggiato o sotto un cielo stellato. Ecco, sarebbe molto bello che questo pomeriggio tutti ci sentissimo così, come bambini, gli occhi fioriti di stupore ad ascoltare un meraviglioso racconto che ha la forza della vita e la luce della speranza. E adesso passo la parola al sindaco di Preceglinco, Massimo Piluffo. E benvenuti gentili ospiti che ci avete fatto l'onore di una così qualificata presenza. Non posso che rappresentare il sentimento di gratitudine della comunità di Preceglinco per la presenza dell'insigne scienziato professor Mauro Ferrari, che ringrazio di vero cuore anche per la cortese e sorridente semplicità che di norma è peculiare dei grandi. Il ringraziamento si dilata agli illustri interlocutori che porteranno il loro contributo o anche solo un gradito saluto a questo eccezionale momento di cultura e divulgazione scientifica che ha avuto, grazie all'intuizione e alla capacità organizzativa di Federsanità ANCI, l'ardire e l'apertura intellettuale di calarsi dalla gente di una piccola comunità come la nostra, quasi per affermare che un tema così immenso come la ricerca e la lotta contro i tumori, realtà che purtroppo sembra attraversare le vicende di quasi ogni nostra famiglia, possa essere compreso con intelligenza del cuore anche dalle persone semplici, dai non addetti ai lavori. La nostra piccola comunità, soprattutto grazie all'appassionato impegno in Federsanità di Giuseppe Napoli, che da sindaco ha guidato per quasi 20 anni le sorti di Preceglinco, insieme al generoso e intelligente attivismo di alcune sue associazioni, ha una lunga consuetudine con i temi legati alla salute e soprattutto con la riflessione sul ruolo delle reti comunitarie per il radicamento di una cultura di prevenzione e di cura. Lo testimonia il gradito ritorno a Preceglinco e la presenza oggi, tra tante autorevoli personalità, del dottor Vincenzo Saturni, presidente nazionale dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue, che tanto ha dato e continua a dare, anche fisicamente, alla pratica della cura e quindi alla salvezza di tante vite umane, in un circuito di generosità che non conosce stanchezza e ripiegamenti. Non a caso, l'incontro di oggi, dopo le tappe di prestigiose sedi scientifiche in Regione, Trieste e Pordenone, si cala nel cuore, perché questo auditorium sta diventando davvero tale, di una piccola comunità di paese. A dire anche simbolicamente, credo, l'importanza delle comunità a salvaguardia di molte dimensioni della vita insieme, anche di quel bene comune fondamentale che è rappresentato dalla salute dei cittadini. La stessa dimensione profonda dell'attuale crisi economica e produttiva, avendo ridotto le risorse disponibili nel mondo nel breve termine, non può che rilanciare con la forza la dimensione della comunità, il cui valore economico e sociale, unito alla sua generatività umana, è tanto più importante quanto più in crisi sono lo Stato e il mercato globale. È vero, oggi la comunicazione assume una struttura reticolare, cosicché anche in un piccolissimo nodo, come sta accadendo in questo momento,
può condensarsi l'immensità del sapere e della conoscenza in un ambito determinato. Quello che è assolutamente inusuale e che segna la differenza sostanziale è che questa comunicazione di conoscenza e di ricerca possa avvenire non in modo virtuale, bensì concreto, reale, con la presenza e la testimonianza fisica di colui che nel mondo è riconosciuto e apprezzato come protagonista infaticabile e fecondo della ricerca di frontiera sulle nanotecnologie applicate alla cura dei tumori. Come ha detto Ivana prima, è solo nel buio della notte che le stelle brillano. Con la sua vita e il suo impegno, Mauro Ferrari ha saputo testimoniare, come abbiamo ascoltato nello splendido brano d'inizio, che nel dolore per la morte dell'indimenticata sposa Maria Luisa, alla luce improvvisa, dopo l'oscurità, gli occhi rispondono con dolore, ma acquistano la vera visione. Una visione d'amore e di scienza, così acuta e profonda, da rendere afferrabile l'invisibile, vale a dire la forza intelligente di quelle particelle infinitesimali, tuttavia capaci di cogliere e aggredire la radice profonda del male. La mia notte, che è quella della perdita 6 anni fa di Mariella, mia moglie, a causa del medesimo male, si è accesa oggi dalla luce di nuove stelle, stelle che non possono certo risarcire ciò che ho, ciò che abbiamo perso, ma illuminare la fondata speranza che tanto dolore innocente possa essere, grazie al lavoro di Mauro Ferrari e delle straordinarie figure che collaborano con lui, risparmiato ai nostri figli e ai nostri nipoti, ma anche e soprattutto ai tanti concittadini di questo e di tutti i paesi del Friuli, dove già grazie alla qualità dei servizi sanitari, dei centri di ricerca e di eccellenza medica, all'impegno degli enti pubblici, alla liberalità di benemerite istituzioni, già si fa davvero tanto, ma se naturalmente tantissimo resta ancora da fare. Termino appunto con un saluto e un ringraziamento vivissimi ad alcuni tra gli artefici e testimoni di questo impegno, che con la loro presenza in questa sala hanno inteso esprimere l'apprezzamento e l'orgoglio delle nostre istituzioni per un friulano che mostra con orgoglio nel mondo i valori di questa terra e della sua gente. Paolo Bordon, direttore dell'azienda sanitaria numero 5 della Bassa Friulana, Dionello D'Agostini, presidente Fondazione Krupp, Vincenzo Saturni, presidente nazionale ABIS, Silvio Brusaferro dell'Università degli Studi di Udine, Gianni Corpiula, direttore centrale della salute Regione Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Toffoli da Clodia Aviano, ai colleghi amministratori, a Federsanità e a quanti hanno collaborato per la complessa organizzazione, ma un particolare saluto a tutti voi che con la vostra presenza onorate Precenicco e lo scienziato Paolo Ferrari. La ricerca è l'elito buono che serve a produrre il pane che alimenta quotidianamente la sanità di base dei nostri territori. La rappresenta questo pomeriggio qui a Precenicco Paolo Bordon, direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari numero 5 della Bassa Friulana. Buonasera a tutti, per me è un piacere e nello stesso tempo un onore portare il saluto dell'azienda 5 Bassa Friulana a questa comunità, in particolar modo al nostro gradito ospite, il professore scienziato friulano-udinese Mauro Ferrari. E innanzitutto i ringraziamenti a questa comunità, al comune di Precenicco, anche per questo splendido nuovo auditorium che non conoscevo, quindi veramente congratulazioni. All'amico Pino Napoli, presidente di Federsanità, che alcuni mesi fa mi ha chiesto se eravamo disposti a collaborare all'iniziativa di questo tipo. Era ovviamente scontata la risposta, perché è veramente un onore associare il nome di questo importante pomeriggio e dei contenuti di questo pomeriggio a un'azienda sanitaria piccola, qual è quella della Bassa Friulana, un contesto territoriale di circa 115.000 abitanti, ma straordinariamente ricco di esperienze. È stato citato anche prima, una comunità come quella di Precenicco, 1.500 anime attive, con molte associazioni di volontariato qua rappresentate, dove c'è una stretta collaborazione tra la comunità territoriale, locali, i sindaci, le aziende sanitarie e chi si occupa del sociale in maniera molto integrata e molto vicina. Ed è
leggendo anche i contenuti di questo importante pomeriggio, non è strano abbinare un'azienda sanitaria così piccola rispetto a dei progetti di ricerca che sembrano così lontani. Il professor Ferrari ci farà viaggiare apparentemente nella fantascienza, ma in realtà siamo straordinariamente nella realtà, per fortuna, associandola a un'azienda come la nostra, che è chiamata a portare avanti progetti di salute, di risposta immediata a una comunità locale, ma che è impegnata anche in questo campo, soprattutto nelle campagne di prevenzione. In questa regione, fortunatamente, da anni si stanno portando avanti 3 campagne di screening importanti, quella della cervice uterina, del pap test, lo screening mammografico e il colon retto. Sono campagne fondamentali per la prevenzione, perché noi speriamo e auspichiamo che la fase, ahimè, del tumore non si generi e che quindi stili di vita sani, corretti e soprattutto azioni di prevenzione fin da giovane età possono produrre dei risultati importanti. I dati che abbiamo di adesione allo screening molto spesso non sono ottimali, ci sono ancora screening che raggiungono percentuali di adesione rispetto agli inviti che riceve la popolazione di poco superiore al 50%. Sarebbe bene continuare a aderire a queste campagne, e questo è un messaggio che mi sento di dare come impegno che dobbiamo dare. Si dice anche che spendere nelle campagne di prevenzione in realtà è un guadagnare, ed è vero, perché si dimostra molto spesso anche economicamente che spendere un euro nella campagna di prevenzione può dare anche dei risparmi economici 10 volte superiori. Quindi è un dovere da parte nostra, dell'azienda sanitaria, ma dalle comunità e delle associazioni che collaborano con noi, quella di sensibilizzare la popolazione a un'adesione importante. Purtroppo, quando poi però si realizzano e ci sono le situazioni di malattia conclamata di fase acuta, ecco che intervengono le strutture, gli ospedali, e anche noi abbiamo la nostra oncologia, la nostra chirurgia. Naturalmente le cose che farà vedere oggi il dottor Ferrari, il professor Ferrari, sono delle esperienze importanti che poi vengono trasferite all'industria della farmaceutica, ad esempio, che producono dei farmaci che già oggi abbiamo, per fortuna, a disposizione nostra, e che continua lui col suo lavoro e gli scienziati che collaborano con lui a portare avanti nuove realtà. E il mio messaggio, oltre che di saluto in particolar modo al professor Ferrari, è l'orgoglio di appartenere a questa comunità, quindi un pezzo di Friuli nel mondo dell'eccellenza, è quello di continuare questo tipo di esperienza. Quindi io ringrazio l'amico Pino Napoli di aver portato in questa comunità una testimonianza così importante, e soprattutto il mio messaggio è sempre quello di auspicare un continuare a lavorare sulle campagne di screening di prevenzione, perché queste possono assolutamente prevenire e aiutare quei progetti che il professor Mauro Ferrari porta avanti. Grazie a tutti. Prendendo quanto ha già detto il dottor Bordon, abbiamo visto quanto il tipo di ricerca in laboratorio poi produca effetti all'immediato per la quotidianità delle persone. Per fare questo occorrono risorse umane, intelligenza, ma occorrono anche risorse economiche. Se poi avrete occasione di leggere, e ve lo consiglio, il libro Il male curabile, che poi porgeremo fuori alla fine di questo convegno, ecco, è uno spaccato davvero di che cosa gli Stati Uniti sanno fare rispetto, e l'impegno etico anche della comunità sa fare per la ricerca. Ecco, anche noi abbiamo esempi positivi su questo versante. La Fondazione Krupp in particolare è presenza benemerita e qualificante in moltissime attività ed iniziative che fanno della nostra regione una fra le realtà territoriali italiane più vocate alla cultura. E allora con grande gioia chiedo al presidente della Fondazione Krupp, dottor Lionello D'Agostini, di salire sul palco per portare il proprio saluto.
Buon pomeriggio, buona serata a tutti a questo importante incontro. Ha solo 6 mesi di vita questo auditorium, straordinario per la sua efficienza, per la sua modernità, ma già ha ospitato diversi incontri che fanno di Precenico, piccolo dicono, paese della Bassa Friulana, un centro davvero importante per incontri di questo genere che hanno ospitato qui personalità di rilievo regionale e nazionale. Questa sera abbiamo quest'altra occasione, merito di Federsanità dell'amico presidente Pino Napoli, che ringrazio davvero per questo invito, e abbiamo la presenza del professor Ferrari, quindi siamo ansiosi di ascoltare le esperienze scientifiche, esperienze umane, esperienze di vita vissuta intorno a questo problema che riguarda uno dei mali che affliggono l'umanità di questo secolo, i tumori. Che cosa c'entra la Fondazione Krupp con la malattia, con la ricerca? Devo dire che sulla ricerca stiamo investendo e abbiamo investito risorse direi imponenti in questi ultimi anni, soprattutto per favorire borse di studio, favorire la formazione di giovani che dalla nostra università o nella nostra università si formano e poi vanno con le loro esperienze, con le loro conoscenze a fare altre esperienze con compari risorse del mondo che su questo terreno fanno grande la ricerca nel mondo dei tumori. Noi abbiamo ad esempio il CRO di Aviano, che è uno dei centri di eccellenza del nostro Friuli. Ebbene, da qualche anno questo CRO di Aviano sta intensificando i rapporti con il Princess Margaret, Hospital Princess Margaret di Toronto, che credo sia il primo o il secondo nel piano, ci dirà poi il professor Ferrari, sul piano della ricerca oncologica, e quindi stanno facendo esperienze straordinarie in questo segmento, in questo settore. Ecco, lì in particolare e nell'università, nella nostra università del Friuli, Università di Udine, stiamo investendo risorse importanti perché crediamo che la ricerca sia il motore dello sviluppo del futuro nostro. Credo che senza la ricerca il nostro mondo non abbia grandi spazi, non abbia grandi risorse. Solo da questo, in questa società evoluta che oggi noi stiamo vivendo, abbia spazio e abbia una prospettiva di sviluppo. Allora investire sulla ricerca, investire sui giovani significa investire sul nostro futuro, sulla nostra vita futura, per quanto riguarda sia la vita e l'allungamento della vita. Si sa che ormai ci porta fra pochi anni a vivere mediamente 110 o 100 o più anni, allora vivere ma non sopravvivere, non accanimenti terapeutici su questo fronte, vivere dignitosamente la nostra vita. Allora la ricerca su questo punto, la ricerca sui tumori e sulle malattie che affliggono il nostro secolo rappresentano una straordinaria occasione per la nostra società di progresso. Mi collego a questo punto perché pare distante nel tempo, ma è molto vicino a noi, quel libro scritto da Marco Monte, Il secolo malato, il secolo, l'Ottocento, e si riferisce proprio a un'indagine fatta sulle malattie nella Bassa Friulana. Questo volume, che è stato commentato proprio dalla presentatrice di questa sera, la signora Ivana Battaglia, credo che rapportata alle esperienze che stiamo vivendo oggi dia la dimensione del progresso scientifico, medico, tecnologico che il nostro paese ha avuto in questi ultimi 2 secoli, in particolare l'accelerazione enorme che ha avuto in questi ultimi decenni, proprio per effetto e come risultato della ricerca. Allora, se questo è l'impegno, dobbiamo dire che assieme, non da soli, il professor Ferrari è un'eccellenza, ricordiamoci che è un orgoglio del Friuli e dell'Italia, ma da soli né la Federsanità, né la Regione,
nelle ASL, nelle altre realtà del nostro territorio, nell'università, da sole potrebbero nulla fare se di fronte a questi problemi non riusciamo a raccogliere le energie che scarseggiano sempre di più, siamo di fronte a risorse calanti nella nostra realtà e non sappiamo affrontare assieme i problemi che un nuovo welfare della società ci impone oggi, un modello diverso rispetto a quelle che erano le attese, le aspettative, le promesse anche di qualche anno fa, ma credo che un welfare decisamente vivibile, decisamente sostenibile sia oggi possibile se assieme riusciamo a fare qualche sforzo in questa direzione. Allora le intelligenze, le risorse, l'istruzione e le strutture sanitarie assieme impegnati in questo sforzo enorme che assieme dobbiamo produrre per migliorare o comunque continuare a far crescere le esperienze di vita in questa nostra collettività. Su questo terreno la Fondazione Krupp, oltre a ringraziare e fare i complimenti per questo importante incontro, ringraziare per la ospitalità di questa sera, desidera riaffermare anche in questa occasione la disponibilità più ampia a investire in questi settori, non tagliando da altre parti come facilmente si potrebbe credere o immaginare, e mi riferisco al campo della cultura, dell'arte, che pure sono una parte essenziale della nostra vita, senza tagliare questa, però selezionando in misura e in maniera ottimale, in accordo con le istituzioni locali, a indirizzare le proprie risorse per finalità che siano collegate alla ricerca e allo sviluppo dei nostri ricercatori friulani e anche non friulani, ma che lavorino sul nostro territorio. Allora buona serata, buon lavoro e complimenti per questa iniziativa. Nella notte di Natale del 1927, un giovane medico dell'ospedale di Milano, Vittorio Formentano, assiste impotente alla morte di una giovane donna per emorragia seguita al parto. Sconvolto, scrive un annuncio sul Corriere della Sera per cercare volontari disposti a donare il sangue e cercare di scongiurare così altre tragedie di quella natura. Rispondono all'accorato appello 15 persone. Tra queste ci sono 3 donne. Nasce così, in una notte triste di Natale, la prima embrionale idea di volontariato italiano della donazione del sangue. E noi abbiamo la gioia di avere qui presente Vincenzo Saturni, presidente nazionale AVIS, che invito a salire. Buon pomeriggio a tutti, io ringrazio anch'io per questo graditissimo invito che segue quello di questa mattina, dove abbiamo avuto la possibilità di sentire già l'intervento del professor Ferrari a Pordenone. Questa introduzione che è stata fatta dalla nostra associazione mi apre la strada, perché sicuramente quell'intuizione del dottor Formentano testimonia quello che è l'essenza del nostro essere. E cioè avere assistito a un fatto così tragico, che era conseguente a un fatto molto di felicità, nasceva un bambino e quindi nuova vita, nuove speranze e quant'altro, in quell'occasione un'emorragia peripartum non ha consentito di ha trasformato praticamente un momento di gioia in un momento così drammatico. Tenete conto che questa situazione in Italia fortunatamente non si verifica più, ma nel mondo ci sono ancora circa 500.000 donne che rischiano di non poter sopravvivere al momento del parto perché non hanno sangue sicuro a disposizione. Però quello che dicevo è che oggi noi sentiremo parlare dell'importanza della ricerca per la cura di questa malattia così drammatica che è il cancro. Ma il parallelismo ci sta, perché se in quell'occasione il dottor Formentano avesse detto vabbè, è successo, succede, pazienza, probabilmente tantissime persone non avrebbero avuto la speranza di poter sopravvivere grazie alla disponibilità di sangue dei suoi derivati.
E quell'intuizione veramente è stata straordinaria, perché in questi 86 anni sono cambiate tantissime cose dal punto di vista tecnico trasfusionale, perché a quell'epoca non si conoscevano ancora completamente tutti i sottogruppi, non si conosceva come conservare il sangue veniva prelevato in via diretta dal donatore al ricevente. Si è arrivati oggi che si può donare solo piccole parti del nostro sangue a beneficio degli ammalati. E allora, e questo cosa dice? Dice che se non continuiamo a studiare, se non continuiamo a formarci, se non continuiamo a crescere, a fare ricerca, le cose non funzionano. E nel nostro caso in particolare noi abbiamo questa missione, cioè quella di metterci a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno per contribuire con la nostra donazione a garantire determinate cure. E il parallelismo anche in questo caso è molto forte, perché molte ricerche che vengono fatte, la cura di molte di queste patologie non potrebbero avvenire se di fianco, in modo anonimo, in modo volontario, non ci fossero tante persone che quotidianamente donano il proprio sangue. In Italia vengono trasfusi ogni giorno circa 8.600 emocomponenti, vuol dire che anche in questo momento in molti ospedali della nostra Italia ci sono delle persone che stanno lottando contro una malattia, contro una situazione di salute precaria, grazie anche al contributo della donazione. Inoltre la donazione di sangue, come la intendiamo noi, è una donazione fatta in modo periodico. La periodicità, oltre a essere una garanzia di qualità e di sicurezza sia per il donatore sia per il ricevente, permette anche di fare dei lavori in più, nel senso che noi possiamo fare prevenzione, possiamo fare informazione sanitaria, possiamo fare promozione della salute. In questo modo noi contribuiamo a creare le condizioni per la promozione di stili di vita sani che nel medio e lungo periodo comportano prevenzione e comportano la possibilità anche di ritardare o addirittura non far trasformare le cellule in forma patologica. L'ultima cosa è che sicuramente un'associazione come la nostra, che interagisce costantemente con il territorio, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista sanitario, non può essere insensibile alle sollecitazioni che ci vengono dalla scienza per contribuire ad attività di ricerca. È chiaro, il nostro campo non è quello di cui si parla oggi direttamente, ma come dicevo prima, indirettamente sì, perché il sangue è il veicolo che si può sfruttare anche per trasportare i farmaci intelligentemente mirati a combattere il tumore, e quindi sicuramente anche il nostro contributo sarà ancora più qualificante, non solo mirato al discorso di mettere a disposizione sangue sicuro e in quantità e qualità adeguate per gli ammalati, ma anche per la ricerca. E quindi noi ci mettiamo a disposizione, come abbiamo sempre fatto, come facciamo sempre da 86 anni, con la forza messa in campo da oltre 1.300.000 soci in tutta Italia, anche per venire incontro a delle esigenze di tipo di ricerca. E siccome noi, con il nostro dono, cerchiamo di dare una speranza a chi ne ha bisogno, la ricerca scientificamente dà la stessa speranza a tanti ammalati, per cui io sono veramente molto contento, oltre ad essere onorato di aver conosciuto il professor Ferrari questa mattina anche di persona, ma di essere qui grazie alla sollecitazione di Giuseppe Napoli, che proprio in questa sede, 2 anni non qui fisicamente, eravamo 50 metri più in là, comunque qui a Precenico è nata l'embrione del nostro accordo, che ha portato alla sottoscrizione di un accordo ABIS nazionale ANCI Federsanità, che ci vede lavorare insieme sul territorio, perché anche noi crediamo che solo costruendo una rete positiva si riesca poi a dare delle risposte concrete a dei bisogni concreti, e nel nostro caso diamo anche delle risposte umane a dei bisogni umani. Grazie veramente per questo invito e buon lavoro a tutti. Già più volte è stato richiamato il ruolo della ricerca e dell'università. Ecco, da voce a questo mondo il professor Silvio Brusaferro del Dipartimento Scienze Mediche e Biologiche dell'Università di Udine. Buon pomeriggio, e a me a questo punto spetta un compito di essere anche piuttosto sintetico. E la prima cosa vorrei complimentarmi con
Pino Napoli, che per quanti stanno organizzando questo evento, che mi pare altamente significativo. Significativo perché certamente sta focalizzando un argomento molto importante come quello della ricerca, rendendo evidente a tutti noi come il nostro concittadino, insomma, il nostro conterraneo cresciuto nella nostra terra, abbia raggiunto e stia raggiungendo i livelli di eccellenza a livello mondiale. Questa è una cosa importante, credo siamo tutti molto orgogliosi. Il secondo elemento però credo sia l'occasione per riflettere come nella nostra terra oggi ci sia una realtà di ricerca estremamente presente, estremamente articolata. Siamo la regione che ha il maggior numero di ricercatori per 1000 abitanti. E questo non è soltanto una spesa, come qualche volta si tende a fare, ma è una risorsa. È una risorsa, come è stato detto all'inizio, per la crescita, per lo sviluppo e soprattutto anche per il nostro benessere, per la crescita della salute della nostra popolazione. L'altro aspetto importante è anche quello che questo tipo di possibilità avviene perché c'è un percorso formativo e la formazione è un altro elemento importante. Figure anche come quelle di Mauro Ferrari nascono da un sistema formativo che nella nostra regione ha delle eccellenze, certamente a livello delle università, ma anche a livello delle scuole superiori. Non dimentichiamo, non mi stanco mai di sottolineare il fatto, che i nostri ragazzi che si diplomano sono quelli che arrivavano tra i primi a livello internazionale e nazionale nelle selezioni per il numero chiuso, il che è testimonianza di un sistema scolastico molto importante. Certamente allora l'università è importante nel formare professionisti, l'università è importante nella far ricerca, ma quello che a questo punto vorrei fare un po' da uomo di sanità pubblica è sottolineare due aspetti che qui si colgono molto bene. Il primo elemento è che la salute si crea, cresce, può svilupparsi in un legame strettissimo, diretto con la cultura e con l'istruzione. Non migliora la salute se non migliora l'istruzione, se non migliora la cultura della popolazione. Questo è un nesso importantissimo che non dobbiamo mai dimenticare. Il secondo elemento lo trago proprio dall'introduzione che ha fatto la signora Battaglia, quando ha parlato questo cinema, questa sala polifunzionale, è un esempio di una comunità che vuole appropriarsi della sua identità. Bene, uno dei punti fondamentali nel migliorare la salute, nel preservare la salute, è quello di creare reti sociali, di fare in modo che non ci siano persone isolate e sole. Ora, in realtà, questi sono due elementi, se volete, su cui riflettere, che certamente vanno a complementarsi con quanto oggi Mauro Ferrari ci mostrerà sulle potenzialità della prevenzione, sulle potenzialità della cura, sulle potenzialità che la tecnologia quotidianamente ci sta sfornando e che queste potenzialità, anche con queste potenzialità che trovano uno sviluppo importante, un motore importante, i nostri concittadini in persone, ricercatori, scienziati che nascono dal nostro contesto. Bene, credo che proprio questo insieme di elementi rappresenti per noi uno stimolo a fare in modo di poter continuare questa esperienza, di poter migliorare sempre più la salute delle nostre popolazioni, la salute e il benessere anche sociale che ancora ci caratterizza e che speriamo di poter preservare e sviluppare nei prossimi anni. Vi ringrazio. Conclude questo nutrito blocco di interventi il dottor Gianni Cortiula, direttore centrale alla salute, all'integrazione sociosanitaria, alle politiche sociali e alla famiglia della regione Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio a tutti, per me è un onore poter portare qui oggi il saluto della regione in un momento forte, perché siamo alla presenza di una persona, di un uomo, di uno scienziato che sta dando molto per il bene comune. Dicevamo prima con una persona, il bene comune cercando però il bene di ciascuno, perché altrimenti resta una parola teorica. La regione, è stato detto anche da chi mi ha preceduto, certamente ha un dovere nell'impegnarsi in un percorso di prevenzione, di promozione della salute, ma ha soprattutto anche un dovere nell'ambito della pianificazione e della programmazione di ascoltare e coinvolgere tutti i diversi soggetti che a diverso titolo possono contribuire a individuare quello che può essere un percorso efficace, utile e concreto proprio per il bene di ciascuno.
e come è stato ricordato, questo lo si fa assieme, con un lavoro di squadra, con un lavoro di reciproco rispetto e attenzione per le diverse realtà, quindi partendo anche dalle comunità locali, anche dalle piccole comunità locali e dalle piccole aziende, come è stato detto, ma del resto siamo in tema, parliamo di nanotecnologie, quindi siamo perfettamente in sintonia. Quindi partendo con questo desiderio di poter ciascuno di noi portare un miglioramento alla qualità della vita delle persone che ci sono vicine. E penso che il professor Mauro Ferrari, per quello che ho potuto apprendere, deve essere per noi un insegnamento non solo dal punto di vista scientifico, clinico, ma soprattutto umano. E deve essere la caratteristica che contraddistingue anche gli operatori in un ambito sociale, sanitario in maniera particolare. Perché dico questo? Perché, come è stato ricordato anche all'inizio, da eventi tragici che hanno toccato la sua persona, ma come possono toccare anche altri, la reazione non è stata una reazione, è stata, penso, un modo di affrontare la realtà, aderendo alla realtà, con passione per l'uomo, quindi da un fatto difficile, come è accaduto per chi ha assistito dopo un parto alla morte di una madre, una passione per l'uomo che ha portato a impegnarsi, a cambiare un percorso che magari uno aveva già programmato, ma questo effettivamente deve essere un insegnamento perché ciascuno di noi, di fronte ai fatti che gli accadono quotidianamente nella propria esperienza, nella propria vita, sul lavoro, possa essere così attento da poter trasformare anche fatti difficili in un percorso personale e di aiuto anche alla comunità. Ecco, questo penso deve essere un richiamo forte per tutti noi che operiamo in ambiti così delicati e così difficili, ed è anche una speranza, proprio perché oltre ai fatti concreti deve esserci questa modalità, una modalità che deve essere sempre più condivisa, sempre più allargata, perché solo così forse potremo, anzi certamente, dare le risposte vere, guardare negli occhi le persone e dare delle risposte vere ai bisogni veri. Penso che questo deve guidarci nel nostro impegno, e quindi ringrazio anche chi ha voluto organizzare questo momento, perché è significativo di un percorso in cui diversi soggetti si mettono assieme per lavorare assieme con passione per l'uomo. Grazie e buon lavoro. Ecco, adesso abbiamo concluso la prima parte. Non so esattamente come vogliamo andare avanti, ma siccome poi mi dicono che il professor Ferrari non desidera usare il tavolo, preferisce, però siccome siamo andati a prenderlo con Roberto, l'abbiamo pure sbrecciato e quindi dobbiamo assolutamente usarlo, io chiederei al dottor Giuseppe Napoli, presidente Fedesanità ANCI, e a Giuseppe Toffoli, direttore dell'unità di farmacologia clinica sperimentale del CRO di Aviano, di utilizzare per cortesia il tavolo, se no... Funziona? Sì. Beh, avrei preferito parlare in piedi, ma visto che lei, Ivana, pretende, noi stiamo seduti, quindi parliamo, come dire, da tavolo. I ringraziamenti, intanto buonasera, ovviamente. Buonasera a quelli che, nonostante anche questa giornata non proprio felice dal punto di vista meteorologico, ma anche dell'orario, che ovviamente orario per chi lavora, sappiamo che non è facile conciliare queste cose, però quelli che sono presenti, avete tutta la nostra, intendo dire, di tutta l'organizzazione,
che non è solo Federsanità, cioè noi, dove è Tiziana? Cioè io e Tiziana, perché è il vicepresidente Samani, Federsanità in fondo, non pensate che è una grande organizzazione, siamo sempre quelli, Tiziana Del Fabbro, Samani, Bordon, cioè è un'organizzazione fatta di persone che strappano un po' del proprio tempo al proprio lavoro, perché non è questo il nostro lavoro, e si impegnano a fare questa cosa, tutto qui. E quindi grazie a tutta l'organizzazione di Federsanità, a Tiziana Del Fabbro in primis, e anche al personale dell'ANCI che ci supporta. Grazie al comune di Recenico, al signor sindaco, ma se mi consentite anche al signor vice sindaco Roberto De Nicolò, che ho letteralmente tormentato in queste settimane. Penso che sua moglie mi detesterà per i prossimi 2 mesi, ma anche a tutta la struttura del comune Mignon, del nano comune, professor Ferrari, nano comune. Forse fra 10 anni non ci saranno più questi comuni, anzi, se sentiamo le dichiarazioni della nuova presidente della regione, ha intenzione di estingere, quindi forse potrebbe essere una delle ultime apparizioni del comune, perché chissà cosa avremo fra un paio di anni. E poi un ringraziamento evidentemente alla regione, senza il cui sostegno, dottor Cortiula, ma ieri avevamo l'assessore Telesca con noi, non andiamo da nessuna parte. E un ringraziamento a tutti i soggetti che sono intervenuti qui stasera, hanno parlato, quindi non serve che li cito perché li avete già visti, ma vorrei ringraziare anche chi non è intervenuto qui e che comunque ci ha dato una mano. E quindi la Lega Italiana per la lotta ai tumori, c'è il professor Cavallo, c'è la Bruna Scaggiante qui, ieri eravamo a Trieste, senza il loro entusiasmo a Trieste come a Udine non avremmo potuto anche mobilitare, come dire, questo interesse. Gli amici dell'Avis, non il nazionale, perché con Vincenzo Saturni ci lega, credo, una reciproca stima e considerazione, anche se solo da qualche anno, ma tutta la struttura regionale, provinciale, comunale, l'Ordine dei Medici della provincia di Udine, l'Associazione Culturale Vicino Lontano, ma se mi consentite anche la Federazione dei Medici di Medicina Generale, Gigi Canciani, Romano Paduano, cioè persone che non compaiono, non sono sedute di qua, non sono intervenute, non le avete viste, ma senza il cui aiuto non avremmo potuto fare. Poi consentitemi se faccio un conflitto di interesse, perché io di lavoro mi occupo di corregionali nel mondo, ma il professor Ferrari è un protagonista nel mondo. Allora, facendo una forzatura, perché non amo molto parlare del mio lavoro, ma qui c'è Bruno Zuccolin, qui c'è anche sono altri colleghi come Umberto Alberini, che in qualche maniera ci aiutano a far crescere l'idea che i friulani e i giuliani che stanno in giro per il mondo non sono altro rispetto alla comunità regionale. E quindi noi per lavoro ci occupiamo dei contatti con i nostri corregionali nel mondo, vi assicuro, abbiamo delle esperienze straordinarie. Ferrari, per fortuna, ce l'abbiamo qui ed è un patrimonio di tutta la comunità regionale, ma chissà quanta gente che non conosciamo bene e che fa cose eccellenti in giro per il mondo e con cui è necessario comunque riprendere, riallacciare rapporti. Presidente D'Agostini, so che fai un grosso lavoro su questo, ma secondo me possiamo fare ancora di più su queste cose. E allora il mio intervento, perché Del Fabbro prima di salire mi ha detto: beh, tu parli meno di tutti, perché siccome hanno sforato gli altri, tu essendo l'organizzatore parli meno, quindi cercano di parlare il meno possibile. E sul tavolo c'è Toffoli vi parlerà di cose serie, cioè vi parlerà, visto che lui di professione fa esattamente quello per cui siamo qui anche stasera, ed è una delle punte di diamante del CRO di Aviano, ma non lo dirò io, penso che lo dirà il professor Ferrari, che Toffoli è bravo. Io non ho competenza per dire che Toffoli è bravo, mi è simpatico ma non so se è bravo, lui dice che è bravo, lo continua a dire a ogni incontro. E allora, e concludo
veramente, che cosa ci aspettiamo noi dall'organizzazione di questi incontri, il terzo in due giorni? Esattamente quello che stiamo cercando di realizzare assieme a voi, di fare squadra, lo dicevate nei vostri interventi, nessuno ha la bacchetta magica, e chi vi propone ricette miracolose è un bugiardo, perché nessuno è in grado di fare miracoli. Però è fondamentale invece mettere insieme tutte queste eccellenze, queste risorse, questo know-how, questa conoscenza. A me, Bruna, ha sorpreso ieri il livello qualitativo degli scienziati che nella nostra regione, lui è un'eccellenza nel mondo, ma quelli che erano a Trieste ieri, secondo me ha ragione lui, se apriamo il calcio mercato ce li portano via, perché abbiamo delle eccellenze che operano nell'area di ricerca, che erano presenti ieri con noi, di tutto rispetto. E la voglia di fare impresa che ho percepito stamattina al polo tecnologico di Pordenone, secondo me questa è un'altra risposta. Come si può pensare di fare ricerca su un tema come questo senza pensare di investire? E come si può pensare di investire se in qualche maniera non c'è la disponibilità anche a mettersi in gioco? Il professor Ferrari è un uomo che si è messo in gioco. E se uno pensa di mettersi in gioco stando sempre nello stesso posto, o pensando che tutto gli cada dall'alto, quello è fuori dal mondo. Cioè, è fuori dal mondo. E allora, noi non possiamo che ringraziare l'amico Ferrari per aver accettato il nostro invito. Sono un paio di mesi che Tiziana lo tormenta, con mail penso notturne, perché visto anche la questione dei fusi orari, quando noi scriviamo a Houston probabilmente l'orario non è proprio il nostro. Però vi assicuro che dopo averlo sentito, e lui dice, ma non ti sarai stufato di sentirlo, perché l'ho già sentito un paio di volte, ma ogni volta trovo che dice cose diverse, intelligenti, assolutamente che aprono il cervello, e soprattutto le dice in maniera straordinaria, perché non parla solo con la testa, riesce a parlare col cuore, ed è una cosa molto rara, ed è una cosa molto rara. Quindi io non posso che ringraziarti, poi ti lasceremo parlare, poi però dopo che tu farai il tuo intervento, poi però abbiamo una sorpresa per te, e quindi tu, anche se devi scappare, ritardi 5 minuti, perché abbiamo riservato qualcosa che neanche ti immagini, proprio perché volevamo sorprenderti. Siccome tu sei uno che sorprendi gli altri con le tue genialità, questa volta pensiamo di averti sorpreso. Quindi alla fine del tuo intervento aspetti, perché abbiamo una piccola sorpresa per te. Io vi ringrazio tanto e passo la parola a Toffoli. Buonasera a tutti, io ringrazio Leonardo. Bravo Toffoli! Bravo! Ringrazio Figlio Napoli per le parole, professor Ferrari per l'applauso. Io lavoro al Corradi Viano, mi occupo di... sono direttore dell'unità di farmacologia sperimentale clinica, mi occupo di ricerca nel campo dei farmaci, delle terapie personalizzate, e quello che ho fatto nel passato è stato fondamentalmente quello di studiare dal punto di vista genetico la predisposizione alla risposta alle terapie farmacologiche. Noi abbiamo meno geni di quelli che pensavamo, abbiamo 25.000 geni solo, però abbiamo molti milioni di alterazioni, quelli che vengono chiamati polimorfismi, alterazioni nella costituzione di questi geni, che sono presenti nella popolazione normale. Tutti noi li abbiamo, non sappiamo di avere queste alterazioni, ma sono quelle che poi condizionano il nostro stato d'animo, l'essere felici, l'essere alti, l'essere belli, l'essere simpatici, ma condizionano anche la risposta ai farmaci. Il mio interesse era quello di studiare queste cose qua, di andare, poi abbiamo cercato anche di fare una spin-off, di creare dei sistemi, delle card per riuscire a capire, cioè a costruire dei sistemi per permettere al paziente di capire il suo aspetto costitutivo genetico, e quindi se può o no rispondere ai farmaci. Poi da 3 anni a questa parte ci siamo messi nel campo della nanotecnologie, e quindi i rapporti con Mauro Ferrari sono diventati un po' più pressanti. Io però non volevo
al di là di quello che mi ha detto, mi ha stimolato un po' adesso con le ultime cose, parlare della mia ricerca, perché è inutile che vi racconti, abbiamo bisogno di sentire quello che dirà il professor Ferrari, ma voglio consumare pochi minuti, perché io sono estremamente sintetico, e utilizzare questo mio intervento, che doveva essere un intervento di presentazione dell'attività di ricerca del professor Ferrari, per focalizzare quello che secondo me è fondamentale per il nostro territorio, cioè come, cos'è la ricerca, cos'è lo sviluppo, cos'è l'innovazione, cos'è la biomedicina nel nostro territorio, via dire. Allora, quando uno presenta una persona illustre, di solito sono giornalisti che hanno delle belle parole, hanno eloquenza, io piuttosto sono un ricercatore, vedo i malati, studio DNA, studio i farmaci, studio le interazioni, cerco di costruirli, ingegnerizzare le molecole, quindi sbaglio anche gli apostrofi tante volte, le cose mi scuso. Però una cosa ho ben in testa, chi è Mauro Ferrari? Mauro Ferrari è il direttore di un istituto importantissimo che si chiama Methodist. Methodist System, sono 15.000 persone, lui è vice president di questo istituto ed è amministratore delegato invece del Methodist Research Institute, che è un po' più piccolo come dimensioni, ma ha delle qualità di eccellenza della ricerca che sono formidabili. E in questo sistema lui ha messo assieme il meglio dell'eccellenza della ricerca e il meglio dell'eccellenza clinica. Al Methodist ha operato Bache, quello che ha inventato la cardiochirurgia. Mauro Ferrari è un accademico, è un professore, l'Accademia della Ricerca serve, professore a Houston, a New York, nell'Ohio, a Berkeley, in Cina, in Italia, in Inghilterra, cattedra, serve l'Accademia. Mauro Ferrari è uno che ha saputo creare impresa, 10 imprese, alcune quotate al Nasdaq, poi dirà molte cose a questo riguardo. La ricerca che crea progresso, non miseria, come siamo abituati a pensare noi. Mauro Ferrari è uno dei massimi esponenti nelle associazioni scientifiche mondiali americane nell'alleanza per le nanotecnologie, mette assieme premi Nobel. Mauro Ferrari ha fatto delle scoperte importantissime nel campo biomedicale e soprattutto le ha portate in clinica, non le chiacchiere. Allora io dico, tutto questo, vabbè, abbiamo sentito prima, mancano risorse, è vero, gli investimenti per la ricerca sono pochi, ma in Friuli ci sono due università, tre rettori, due istituti scientifici, parchi tecnologici. Mancano le risorse, sì, sono d'accordo, ma forse mancano le idee, i modelli. Io come ricercatore ho bisogno di modelli, ho bisogno di capire come si fa squadra, come si rapporta con l'estero, come si rapporta con i gruppi. Queste sono le cose quali sono le scelte da fare? Perché se noi non riusciamo a fare questo salto qualitativo, stamattina diceva il professor Ferrari, la differenza quando si gioca a pallacanestro, perché lui è stato ha giocato a pallacanestro, lui è stato il fondatore della Libertas Paderno, che secondo me ma è fondamentale che lui abbia fondato, perché è un friulano che ha fondato questo e poi è andato a fondare il Methodist, ma non so, cioè, io purtroppo sono rimasto in Italia, pensavo di riuscire a fare certe cose restando nel nostro paese, probabilmente ho sbagliato tutto, ma è il Friuli che è questo. Il Friuli diceva stamattina, noi siamo 20 punti sotto, siamo negli spogliatoi, dobbiamo fare squadra, li battiamo quando usciamo, ma per fare questo bisogna avere delle idee chiare, bisogna avere le motivazioni e bisogna avere soprattutto i modelli. Chiudo qua, potrei farla molto, molto lunga, ma quello che chiedo anche alle persone, alle autorità che sono qui presenti, ma soprattutto l'invito che chiedo al professor Ferrari è quello di fornirci modelli e soprattutto di dare un aiuto concreto per la ricerca nel nostro territorio. Perché vedete, sì è vero, mancano i soldi, ci sono un sacco, ma secondo me io mi trovo ogni giorno a dover operare con dei sistemi che
i nostri padri, mio nonno, che avevano uno spirito imprenditoriale, non avrebbero mai creato il distretto del mobile, non avrebbero mai creato con i sistemi che abbiamo. Bisogna cambiare, secondo me, in primis la mentalità. Spero che questo possa avvenire e che noi sappiamo cogliere le opportunità che ci vengono da personaggi così illustri con i quali io vorrei che fossero presi come modelli, come esempi, non solo dal punto di vista celebrativo, ma poi che si facessero le sette conseguenze, perché avere queste potenzialità, queste cose formidabili, poi secondo me veramente è un insulto alle risorse e al buon senso della gente. Grazie. Grazie Giuseppe Toffoli. Scherzando, siamo 20 punti sotto, però sai, in Italia abbiamo una logica strana: quando le cose vanno molto male, forse l'Italia è il momento in cui si ritira più velocemente su. D'altronde basta pensare come eravamo ridotti dopo la guerra e cosa hanno fatto i nostri nonni e cosa hanno fatto i nostri padri, perché se questo paese è diventato una potenza, fino a poco tempo fa lo era, non è per caso, è perché qualcuno si è imboccato le maniche, perché si è fatto quello che in qualche maniera si è un po' smarrito in questi anni. Ma proprio perché la situazione è tanto difficile, secondo me nei momenti più difficili c'è la speranza, perché se non ci lasciamo con la preoccupazione, c'è la speranza che nei momenti più difficili possa emergere la parte migliore del nostro paese, perché se non fosse così sarebbe un guaio. Quindi io invece sono un ottimista e dico che nei momenti peggiori forse viene avanti l'Italia migliore, quella un po' dei giovani, delle persone che hanno voglia di impegnarsi, di mettersi in gioco. E qui in questo, professor Ferrari, e ti chiamo sul palco, in questo tu potresti aiutarci molto, perché tu sei un esempio di persone che vanno all'estero, che fanno cose importanti, però che tornano qui frequentemente e che sono disposti a fare, come dire, squadra, e quindi l'idea di avere un uomo come te che possa diventare un coach, un allenatore per molti giovani di questa nostra regione, di questo nostro paese, è l'augurio che io faccio a te e faccio a me stesso. La parola a Mauro Ferrari. Dopo queste generose e esageratissime parole spese nei miei riguardi, io la cosa che dovrei fare è fingere di essere rauco, di inciampare sulle scale o di avere qualche problema e non posso parlare, perché chiaramente non posso che deludere le aspettative. Io so che siete sempre molto generosi, questa è una comunità molto accogliente e molto cara, e che anche se resterete delusi non lo darete tanto a vedere, quindi vi ringrazio già per questo, chiedo scusa per la povertà rispetto alla grandezza delle parole spese, chiedo scusa se Toffoli sbaglia gli accenti o sbaglio tutti i congiuntivi, dopo 30 anni che sto in America, figuriamoci, sono maccheronico, nei giorni buoni sono maccheronico. Racconterò, mi sento particolarmente vulnerabile, perché avete già visto, avete già sentito da dove vengo, come penso, cosa non c'è modo, dopo questa magnifica introduzione che è stata fatta, dopo questa lettura bellissima che ha dato una profondità che le mie modestissime parole non meritavano, della quale sono profondamente grato. Non so come fare se non ringraziarvi, cercherò di ringraziarvi nei fatti, nei racconti, e raccogliendo naturalmente l'invito fatto a continuare a lavorare col Friuli come ho sempre fatto. E sarà vero che sono 30 anni che sono negli Stati Uniti, ma è anche vero che sono 15 anni che vengo in Friuli 10-12 volte all'anno, più o meno una volta al mese, quindi se passo più tempo per aria che tante altre parti. Allora, e grazie soprattutto a chi ha organizzato, naturalmente a Giuseppe Napoli, a Tiziana che conosciamo da Fabio, conosciamo da tanti anni, a tutti questi cari amici che sono qui intorno e a questo ciclo di presentazioni. Allora, facciamo un po' di considerazioni tecniche, ricordandoci di eventi recenti.
cosa si può fare quando uno di questi geni di cui parlava Giuseppe, che è veramente fortissimo, Toffoli, quando si scopre che uno di questi geni è alterato e mutato, e quando sappiamo che questa mutazione moltiplica la probabilità che uno sviluppi un cancro nel corso della vita. In realtà sono tanti questi geni che portano mutazioni e lavorano insieme per creare le varie patologie che conosciamo. Molto raramente è un singolo gene che crea una patologia riconoscibile, più spesso che non sono sistemi di geni che perdono l'equilibrio. Cosa si fa quando si scopre che ci sono questi fenomeni che sono, alla fine sono fenomeni che sono a random a un certo punto dello sviluppo e che poi vengono trasmessi come eredità, come succede per esempio nel cosiddetto gene BRCA1. Pensiamo un istante all'entità dell'aumento del rischio che porta BRCA1. Diciamo che nei paesi del mondo sviluppato, cosiddetto, no, economicamente se non altro, il rischio che una donna contragga, questo congiuntivo credo che mi sia entrato, contragga un tumore al seno, se arriva all'età di 70 anni è più o meno 12%, una su 8, che sono numeri chiaramente molto alti. Però una portatrice di BRCA1 ha un rischio del 60% nei primi 70 anni di vita, quindi la maggioranza delle persone che hanno BRCA1, la mutazione di BRCA1, svilupperà un tumore al seno. Tumore al seno, anni fa, naturalmente, era una parola, è sempre una parola che incute timore, orrore e panico tante volte, una parola da temere. Anni fa era una condanna a morte quasi inevitabile. Per fortuna sono stati fatti grandi progressi nella terapia del tumore alla mammella, al punto che la sopravvivenza ai 5 anni è ormai più del 90% e ci sono molti, moltissimi, ma sempre non abbastanza, casi di guarigione completa. Ci sono diversi tipi di tumore al seno. Purtroppo il tipo di tumore al seno o i tipi di tumore al seno che sono associati alla mutazione BRCA1 sono cosiddetti tripli negativi e per questi non abbiamo reali risposte particolarmente efficaci. In tanti casi sì, ma in tanti casi purtroppo no. Sono tumori che nel tempo spesso portano una malattia metastatica e alla metastasi in generale purtroppo ancora la medicina non ha una risposta ed è di questo che vorrei parlare oggi. Allora, se uno scopre di avere questo problema, quali sono le opzioni? Beh, le opzioni non sono moltissime. Un'opzione di cui si è parlato nella stampa è quello di procedere, come sta Leone ormai, altro che maccheronico, di procedere a una mastectomia bilaterale, una cosa chiaramente molto invasiva. Chiaramente riesce questa procedura a abbassare i rischi molto considerevolmente, anche se BRCA1 è anche associato al tumore all'ovaio, al tumore al pancreas, a altre cose pure in maniera minore. È una cosa ragionevole, alla fine ognuno deve avere la possibilità di scegliere il proprio profilo di rischio che decide di avere, di sviluppare le proprie scelte, naturalmente tutte sono rispettabili. L'altra possibilità qual è? In particolare da genitore uno pensa, mio figlio ha BRCA1, cosa gli dico di fare? L'altra possibilità è sperare che nella scienza si riesca a scoprire delle risposte adeguate a questo tipo di male e nel frattempo controlliamo e accendiamo ceri, che è una cosa che raccomando sempre di fare, essendo profondissimamente cattolico, e che però tante volte è bene che aiutiamo il Signore a aiutarci in qualche modo, dico bene. Quindi tenersi controllati e sperare. Cosa vuol dire tenersi controllati? Ci sono variazioni di forme di vita, di prevenzione comportamentale che possono aiutare nel caso di BRCA1? Non che io sappia, magari ci saranno, si potranno vedere, si potranno studiare nel futuro, ma per il momento quelle cose che tutti associamo all'abbassamento del rischio, no? Quei comportamenti sani, come diciamo, è non fumare o bere in maniera moderata, alcolici, fare sport, riposarsi e tutte queste cose importanti, non è che abbassano il profilo di rischio per chi porta una mutazione genetica di questo tipo.
magari un pochettino, ma i numeri forti stanno nella sfortuna genetica, se vogliamo. Quindi cosa si può fare? Si può tenersi controllati con metodi di screening, no? Di screening radiologico, di prevenzione, come è stato ricordato prima, è importante che ci siano strumenti di prevenzione, quelli classici, quei pochi che abbiamo, che limitati che siano, sono sempre una buona cosa, così come tutte le forme di prevenzione comportamentale sono una cosa buona, bisogna aiutarsi a migliorare le proprie possibilità, naturalmente, di non contrarre un tumore. E così, naturalmente, la mammografia è importante, così come è importante le procedure per il colon retto, il pap test, naturalmente, per il tumore cervicale, sono tutte cose importanti, ma la realtà è che è difficile per tutti i tipi di tumore, anche per questi tre di cui ho parlato, è molto difficile cogliere la malattia nei suoi stadi iniziali, quando, se si riuscisse a scoprirla, la realtà è che si riuscirebbe a curarla quasi con certezza. Quasi tutti i tumori attualmente sarebbero curabili se venissero scoperti nella loro fase iniziale. Un tumore può passare da una cellula sana a una malata, il corso temporale può essere 10-15 anni di trasformazione, immaginiamoci. Quindi le possibilità sono straordinarie, ma non abbiamo un sistema di campanelli d'allarme che ci possa allertare per tempo. Vediamo, una delle cose che abbiamo cercato di fare noi è esattamente questa, è quella di lanciarci un momento a cercare di sperimentare con tecnologie che permettano di avere dei segnali d'allarme precoci. E siamo andati a cercare, per esempio, nel flusso sanguigno delle molecole che circolano nel corpo, a trovare gli scarti molecolari, se vogliamo, che nascono, che si trovano nel flusso sanguigno come risultato del processo di degradazione di certe molecole grandi che sono importanti per la vita, per esempio le proteine. E visto che questi oggettini sono in concentrazione bassissima e che sono veramente molto piccoli, sono chiaramente il tipo di tecnologie che si candida naturalmente a andare a recuperare queste cose, sono le famose nanotecnologie, ovvero oggetti molto piccoli, di dimensioni paragonabili a quelle delle molecole, e capaci di grande specificità. Progetto che abbiamo lanciato un numero di anni fa, farò vedere qualche esempio di nanotecnologia senza troppi dettagli, tanto per avere un'idea di massima. Insomma, si scopre che se prendiamo delle superfici di silicio, in questo caso, ci costruiamo sopra delle strutture periodiche organizzate in un certo modo, con certe caratteristiche riproducibili, e se andiamo poi a prendere una goccia di sangue o un fluido biologico qualsiasi, facciamo contatto su questa superficie, depositiamo la goccia, puliamo le cose che non vengono catturate da questo setaccio molecolare e poi andiamo a analizzare quello che invece è rimasto dentro il setaccio con una tecnica sviluppata in chimica tanti anni fa chiamata spettrometria di massa, cosa succede? Succede che riusciamo a vedere, come servirebbe un puntatore, mi dispiace, qualcuno ce l'ha bene, se no pazienza, e se si riesce a vedere questo diagramma, questo spettro di massa che permette sul fluido, una volta trattato con queste superfici, di distinguere dei picchi che corrispondono a livelli di concentrazione di diverse molecole, dei picchi che altrimenti non sono leggibili per il fatto che nella notte molecolare, no? Chiaramente le stelle si vedono solo nella notte molecolare, se vogliamo usare una piccola traslazione metaforica della bella immagine di prima. Questa è spettrometria di massa senza aver fatto il preselezionamento con la superficie nanotecnologica e si vedono solo poche stelle, le stelle più brillanti, tutte le altre stelle la loro luce non si vede perché viene cancellata dalla luce dominante delle stelle principali del Sole. Invece qui riusciamo a distinguere tanti picchi diversi, tante molecole diverse, tante componenti di degradazione di queste proteine, e da queste, facendo una montagna di matematica di cui è meglio che non cominci a parlare, se no ci addormentiamo tutti, lì si riesce a ricavare delle informazioni molto importanti, ovvero, in questo caso in particolare, che è un caso che siamo riusciti a studiare lavorando con dei colleghi austriaci, all'ospedale di Vienna, vediamo che qui
tra pazienti che portano la mutazione BRCA, eccoci qua, questi non hanno il tumore al seno, questi invece sì, i due insiemi in qualche modo si sovrappongono un pochettino, però sembra abbastanza chiaro che chi ha un punto corrisponde a un'analisi del sangue che sta qui sotto verosimilmente non ha il tumore al seno, e invece quelli che stanno di sopra probabilmente ce l'hanno, hanno qualche forma di rischio. Questo è il tipo di strumento che vogliamo avere in mano, in modo da poter scegliere, ognuno per se stesso, il tipo di prevenzione. Vogliamo fare la mastectomia bilaterale radicale oppure no? Se siamo qua sotto, per tante persone probabilmente no, per altre invece forse sì. Questo è il tipo di strumenti che vogliamo appunto sviluppare. E comunque sia, facciamo un passo indietro e vediamo dove stiamo in realtà nel mondo dell'oncologia per quanto riguarda la prevenzione, lo screening e la terapia. Cominciamo dai casi di più grande successo. Tumore cervicale. Tumore cervicale, in una maggioranza dei casi, c'è chi dice in tutti i casi, è causato da un virus, l'HPV, il virus del papilloma umano. Per questo esiste la capacità di fare screening da molti anni, il famoso PAP test, il professore Papa Nicolau stava in realtà a Weill Cornell, a Manhattan, dove lavoro io adesso, ci abbiamo una bella statua per ricordarsi dei suoi grandi contributi. E PAP test è un test che da tanti anni permette di avere un'informazione precoce sullo sviluppo di una patologia cervicale uterina. Dice, sviluppata la scienza, siamo tutti a posto, vero? Risposta, no, perché c'è bisogno di un laboratorio citologico sofisticato, di qualcuno che sia capace di leggere i vetrini. Ci sono interi paesi del mondo, nel senso nazioni del mondo, in particolare nell'Africa subsahariana, dove questi laboratori non esistono, non ci sono. Nell'intero Niger ce n'è uno solo. La scienza ha fatto i progressi da 50 anni che sappiamo come si fanno queste cose qua, non cambia assolutamente niente per le popolazioni di questi paesi, perché è una cosa che ha a che fare con giustizia sociale, non solo con sviluppo scientifico, bisogna sempre tenere le due prospettive giustamente collegate. La realtà è che uno si chiede, no, voglio aiutare a combattere il cancro, ma non sono scienziato, non sono medico, non sono questo, non sono quello. Cosa posso fare? Questo è un grande esempio. La realtà spaventosa è che la stragrande maggioranza delle morti da cancro in paesi che non sono nelle fasce privilegiate del mondo sono assolutamente prevenibili, sono assolutamente curabili con gli strumenti che già abbiamo. Quindi quello è un buon esempio di cose che si possono fare al servizio della giustizia nel mondo dell'oncologia. L'altra cosa importante per quanto riguarda naturalmente il tumore cervicale, che è il grande esempio, è il fatto che quello è un caso, l'unico caso in cui c'è la disponibilità di un vaccino, ovvero di prevenzione vera. C'è il vaccino che qui in regione è distribuito a tutte le ragazzine, anche in Texas è distribuito a tutte le ragazzine, cosa che ha creato una rivoluzione sociale incredibile, perché si è accusato lo Stato di volere fare delle implicazioni sulla moralità delle nostre ragazzine, di come sarebbe a dire vieni a fare robe da pazzi, è vero questo, Il Texas è stata un'insurrezione popolare, no? Di perbenismo e proibizionista. Come osa lo Stato, come osa il governatore pensare che le nostre ragazzine di 12 anni possano un giorno prima di convolare a giuste nozze trovarsi in circostanze che le portino a essere contaminate col virus del papilloma, impensabile. E quasi il governatore ha perso la sua carica politica per questo. Ci sono pochissimi stati negli Stati Uniti dove questo è stato approvato e noi siamo stati il primo, come dico. Quindi anche lì per vedere per differenze fra Stati Uniti, che è un paese dove la sanità funziona, contrariamente a quanto si dice, funziona magnificamente bene, ma questo è un grande controesempio, ha niente a che fare con gli strumenti della sanità, ha a che fare con la coscienza sociale, tornando all'esempio di prima. Quindi lì si può fare certamente prevenzione attiva, si può fare prevenzione, si può fare screening, e esistono terapie. Yes, yes, yes.
è quasi impossibile nel mondo sviluppato, anche se ancora qualche volta per sfortuna succede, morire di tumore cervicale. Altre parti del mondo, nell'Africa subsahariana, è la causa principale di morte da cancro per le donne, forse addirittura in assoluto. Quella è l'unica, adesso farò un elenco di cancri diversi ed è l'unica buona notizia, se scendiamo nei gironi danteschi. Per il tumore alla mammella ci sono delle buone notizie, di cui abbiamo già parlato, e tante cattive notizie, purtroppo. Per esempio il tumore triplo negativo, come detto, che sono tanti tipi diversi di tumore, per questi non abbiamo risposta terapeutica. La prevenzione, per essere efficace nella prevenzione bisogna sapere cosa causa la malattia, giusto? Se no come si fa a prevenire una cosa che non si conosce? Alcuni meccanismi li conosciamo, per esempio abbiamo detto la mutazione BRCA1. BRCA1 come mutazione non è sufficiente, deve essere accompagnata da altre mutazioni di altri geni e non abbiamo il panorama completo di quali questi debbano essere. E una volta che li dovessimo sapere, riuscissimo a scoprirli, cosa faremo? Li cambiamo tutti? Terapia genica è una grande idea, 30 anni che se ne parla, mancano gli strumenti per rendere la realtà, però chiaramente sono problemi molto seri. Quindi, prevenzione, cambiare stile di vita, modificare stile di vita, aiuta, ma non è una soluzione generale. Ogni cosa che si può fare per garantirsi la salute migliore possibile nel tempo, certamente va fatta e gli strumenti vanno dati per fare questo. Ma quando io parlo di questo, non voglio sembrare essere contrario alle forme di prevenzione, certamente no, sono importantissime quelle che conosciamo, però a me tante volte succede che mi arrivano persone che si trovano in gravi condizioni di salute perché hanno un cancro, perché un figlio ha un cancro, perché una figlia o un marito, che ne so io, una persona cara ha un cancro e mi dice: cosa ho fatto di sbagliato? Non ho fatto abbastanza flessioni, non ho corso abbastanza intorno al parco. E lì mi vengono le lacrime agli occhi solo a pensarci che oltre il carico di dolore che viene con la malattia, di terrore, ci abbiamo anche questa falsificazione sociale che in qualche modo se ti comportavi bene ce l'avresti fatta. Non è tanto lontano dalla malizia degli untori. Stiamo attenti a questi concetti qua, perché l'aspetto naturalmente spirituale della speranza, del senso psicologico di benessere è straordinariamente importante. E come strumenti terapeutici, come dico, per alcuni tipi stiamo molto bene, per i tumori che rispondono alla terapia ormonale stiamo certamente bene, per i tumori c'è una prima medicina molecolarmente targetata, come si dice, medicina molecolare, Recertina, cosiddetta, sviluppata dal mio caro amico il dottor Slemon, che sta in California, Los Angeles, primo esempio di medicina molecolarmente targetata. È molto efficace in più o meno un sesto dei tumori per i quali viene prescritta e ha buoni risultati, anche se purtroppo i tumori sviluppano molto spesso il fenomeno di cosiddetta resistenza alla terapia, cioè una cosa che funziona prima, poi comincia a funzionare sempre di meno. Allora, dove invece le modifiche comportamentali hanno importanza certamente nel melanoma, sappiamo che non dobbiamo stare troppo al sole, non c'è dubbio. Screening, certo è facile, si guarda, si va da un dermatologo bravo, riconosce subito e si può togliere le cose che sono un po' preoccupanti. La terapia è bimodale, nel senso che se il melanoma scende al di sotto dei più o meno 5 mm dalla superficie, quasi sempre è diventato metastatico e quasi mai a quel punto lì è curabile, anche se ci sono degli sviluppi nuovi in campi recenti. Cominciamo a parlare della realtà, purtroppo adesso, della maggioranza dei tumori che vediamo. Per il tumore al cervello ci sono forme preventive? Assolutamente no. Ci sono forme di screening? Assolutamente no. Ci sono forme terapeutiche? Qualche volta, con interventi chirurgici, si riesce. Naturalmente non ci sono mai assoluti, né positivi né negativi in medicina. Miracoli, purtroppo i casi che vedo io, i casi che arrivano a me sono tutti casi disperati. Visto che il 100% dei casi che vedo io sono casi disperati, mi capita di vedere dei miracoli e la speranza è sempre giustificata, ma in generale come scienza medica praticamente non abbiamo terapie che possano garantire la cura di questi tipi di cancri. E qui chiaramente lo sviluppo, la prevenzione comportamentale è fondamentale, sappiamo tutti che il fumo fa male, giusto?
c'è una cosa che fa certamente male in qualsiasi forma si presenti, è quella. Delle forme di screening non ne abbiamo. Quando facciamo i raggi X e vediamo che c'è una pallottola da qualche parte, più spesso che no, è già troppo tardi. Forme terapeutiche, se non si riesce a intervenire col bisturi, è molto difficile che ci siano. Per il cancro, per il pancreas, questo è ancora più vero, per qualche ragione che non sappiamo, l'incidenza di tumore da pancreas sta accelerando notevolmente. Niente prevenzione, niente screening. Per quanto riguarda i sarcomi, purtroppo, o tumori al fegato, carcinomi epatocellulari. Sappiamo che più spesso che no intervengono a valle, non so, di infezione da epatite C, dopo tanti anni di epatite C, in particolare se non curata, però tante volte invece non sono associati a epatite C e sono tipicamente intrattabili, purtroppo anche molto rapidi e spesso, vabbè, se non lasciamo stare. Tumori ai liquidi, non abbiamo nessuna forma di prevenzione. Tumore all'ovaio. Raccontavo e chiedo scusa a chi mi ha già sentito parlare ieri, alcuni degli aneddoti saranno per necessità, saranno gli stessi. Recentemente mi sono trovato a un convegno di oncologi dove un giovane medico scienziato dice: guarda che bel risultato che ho avuto nel tumore all'ovaio, in certi animali di laboratorio riesco a vedere che se riesco a fare diagnosi precoce, ovvero stage 1, no? Alla prima fase di sviluppo del tumore, in realtà li curo praticamente tutti. E un medico anziano si è alzato alla fine e ha detto: io sono 40 anni che faccio questo mestiere, un tumore all'ovaio di stage 1 non l'ho ancora visto. Perché tipicamente, visto che non abbiamo sistemi di screening, quando si presenta per ragioni di sintomi o per ragioni di altre cose, purtroppo è spesso molto tardi per ragioni di metastasi. Una cosa importante, e qui parliamoci tra uomini un istante, una cosa importante è imparare dalla situazione dell'evoluzione del pensiero nel caso della prostata. Qui purtroppo ho buone notizie, ma anche cattive notizie. Le cattive notizie sono che non c'è eccezione, non ho appena detto che in medicina non ci sono assoluti, ma credo che non ci sia eccezione alla regola. Tutti gli uomini a un certo punto della vita, se vivono abbastanza a lungo, sviluppano cancro alla prostata. Gli uomini che hanno 70 anni, 80-90% già ce l'hanno, quindi sono cose che si conoscono e che si verificano sempre meglio. Tanti anche giovani ce l'hanno, però se guardiamo delle persone che ce l'hanno, è un centesimo più o meno il numero di persone alle quali viene diagnosticato, che hanno ragioni sintomatiche per andare a vedere cosa succede, e di queste un decimo ha reali problemi di salute e arriva a soffrire affrontare l'ultimo viaggio per colpa del tumore alla prostata. Questo cosa vuol dire? Che più del 90% delle persone che si calcola, si specula abbiano un tumore alla prostata, nella vita non lo saprà mai di averlo e vive una vita senza sapere assolutamente di avere questo cancro, una vita che presumiamo essere altrettanto felice, probabilmente più felice che se lo sapesse, perché sarebbe una preoccupazione in più, giusto? Il concetto di vivere insieme al cancro, facendo in modo che il cancro non impatti negativamente la qualità e la lunghezza della vita, è un concetto alla fine abbastanza sano. Forse il concetto di sradicare dalla faccia della terra ogni forma possibile di cancro, guerra nucleare contro il cancro, non lo so se sia veramente la filosofia giusta. In realtà forse qualche forma di convivenza guidata è una cosa più ragionevole per tanti tipi di cancro. Forse non è necessario fare mastectomie bilaterali a 19 anni, non lo so. Sono questioni che naturalmente hanno a che fare con la coscienza e col giudizio di ognuno di noi. E sulla, se guardiamo i numeri in assoluto, in Europa 4 persone al minuto muoiono di cancro, per quando avremo finito questo incontro saranno morte 500 persone, quindi l'entità della tragedia è chiaramente spaventosa, continua a esserlo. L'efficacia nel curare una malattia metastatica non è migliorata nella storia dell'oncologia, la stessa adesso che alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Si estende la vita un istantino, spesso di fronte a sofferenze che la terapia porta,
si riesce a stendere, ma l'efficacia curativa, i numeri sono praticamente lo stesso nella storia dell'oncologia. Tumori primari è un altro discorso, soprattutto per sviluppi scientifici che hanno a che fare con la chirurgia, con terapie ablative di altro tipo, tipo radiazione, e con le forme di prevenzione di cui parlavo prima. Quindi chiaramente il cancro è la malattia della quale si muore di più se guardiamo le persone che hanno 85 anni o meno nel mondo sviluppato. Quindi chiaramente il nemico che abbiamo di fronte è un nemico formidabile. Dico questo per giustificare in un certo senso le follie che sto per presentarvi, che vengono dal mio laboratorio e che sono cose che fanno un istante pensare, diciamo, questo dai numeri, cosa dice il particello, le cose, gli affari, lo spazio. Però io credo che alla fine per affrontare un nemico così formidabile non sia una cattiva idea rendersi disponibili e di esporsi al pubblico ludibrio con concetti che sono un istantino out of the box, come si dice, non convenzionali, perché la convenzione ci ha risolto alcune cose, la convenzione incrementale è difficile che ci risolva radicalmente tante cose in più. E allora parliamo del Texas. Il Texas è un mondo di cowboy, un mondo dove, se avete visto Tex Wheeler, sono gente che ha molto, molto coraggio, si butta, si inventa cose strane. Texas è un paese che è grande un pochino più del triplo dell'Italia e ha soltanto 25 milioni di abitanti, quindi un paese quasi interamente desertico con alcune città che punteggiano il territorio e un paio di città che sono in realtà molto grandi. In questo quadro di paese semidesertico, la città di Houston è la città principale. Abbiamo circa 6 milioni di abitanti, il che vuol dire che, facendo i dovuti paragoni, ci metteremo per cenicco 5.000 volte, se ho capito bene i numeri pecenichesi, ma è una città grande. Nel mio edificio, dove faccio ricerca, ve lo faccio vedere tra un istante, ci metto tutta per cenicco. Quindi è una città grande, una città relativamente che sta bene, perché anche perché in Texas abbiamo tanto petrolio, come forse sapete, e a Houston si processa il 90% del petrolio americano. Ci sono tante grandi industrie, c'è la NASA, c'è un centro medico grandissimo, quindi è una condizione particolare ed è una condizione in tanti modi di privilegio, se vogliamo, anche economico e scientifico, che secondo me ogni privilegio porta un obbligo etico di cercare di fare cose diverse e cose in più, ed è appunto quello che cerchiamo di fare. Al sistema metodista, ospedale metodista, una volta ho spiegato a Gianni Rivera che non siamo metodisti perché siamo tutti centromediani, vediamo chi segue il calcio, perché mi ha detto, ma siete, no, Gianni mio carissimo amico, non è che stavo parlando male, siamo metodisti perché siamo stati fondati come ospedale dalla chiesa metodista, una chiesa protestante del sud degli Stati Uniti. Questo è il nostro centro medico. Questo centro medico, parlando di comunità, prima la signora Ivana ha fatto un bellissimo riferimento a quanto è importante che la comunità sia il granaio, naturalmente, delle culture, delle risorse, ma anche del senso etico, del senso di condivisione, del senso di risposta alla crisi e alla tragedia, del senso di comunità di famiglia estesa, no? Che è necessaria in questo senso qui. La comunità, nelle sue forme espressive, comprende anche la generosità filantropica. Voi avete fatto questa bellissima struttura qui, che è chiaramente un monumento alla vostra fiducia nel senso di comunità. Un signore che si chiamava MD Anderson, che era un ricco commerciante, è stato uno dei grandi benefattori di Houston e forse della storia, regalando alla città un grande pezzo di terreno dove c'erano le mucche fino a quel momento lì. Vediamo lì nello sfondo c'è la città di Houston con i suoi grandi grattacieli. Quello che vediamo invece in primo piano è la città medica, il centro medico di Houston, che su questo pezzo di terreno regalato dal signor Anderson ha costruito 50... Il signor Anderson ha detto, vi do questa terra, ma potete soltanto usarla non a scopo di lucro, per finalità sanitarie, assistenziali, di ricerca, di formazione. 53 di queste istituzioni sono state create negli anni, noi siamo uno dei fondatori. Di queste 53 danno lavoro a più di 200.000 persone, vediamo più di 6 milioni di pazienti all'anno, eccetera, eccetera, quindi siamo uno dei principali sistemi ospedalieri, siamo il principale centro medico degli Stati Uniti e noi come Methodist siamo il principale ospedale di questo centro medico. In realtà conteniamo 5 ospedali, abbiamo più o meno, come dicevo prima, e ti ringrazio molto Giuseppe Toffoli, nasciamo, nostro padre nobile De Becchi,
grande chirurgo e inventore, e abbiamo circa 15.000 dipendenti, e all'interno di questa struttura ospedaliera, visto che non si può essere eccellenti in clinica se non sei eccellenti anche nella ricerca e nelle formazioni, nell'istruzione, sono cose che stanno insieme, abbiamo creato questo istituto di ricerca che vedete sulla sinistra, TMHRI, The Methodist Hospital Research Institute, che è l'edificio dove appunto sarei molto lieto di accomodare l'intera popolazione se volete venire a trovarmi. Questo è l'edificio, l'abbiamo costruito, l'ho inaugurato 3 anni fa, sono il presidente e amministratore delegato di questa cosa. Se venite a trovarmi, sono su per le scale in fondo a sinistra vicino al bagno. L'abbiamo costruito non solo per cercare di rispondere all'esigenza di affrontare questi problemi storici in oncologia, ma anche in altri settori della medicina, in maniera creativa, in maniera innovativa, senza l'incartapecorimenti della scienza, che purtroppo sono ciclici e sono un rischio costante. Quando si è successo con certe cose, ci si costruisce un castelletto intorno e ci si autocelebra. La realtà è che è invece necessario riuscire a continuare a reinventarsi e a avere evoluzioni capaci di affrontare le forme nuove che si scoprono. La scienza deve essere un meccanismo darwiniano di adattamento e di evoluzione. Quindi noi abbiamo puntato sulle forme interdisciplinari. Noi vogliamo che ogni squadra di ricerca cointegri biologi con medici, naturalmente, questo è il punto di partenza, sempre al servizio dei clinici, con matematici, fisici, ingegneri, ho avuto poeti, ho avuto musicisti, cioè una serie di personaggi strani che non so esattamente cosa fanno, ma sono tanti, sono molto bravi, e lavorano formando squadre che inventano cose. Abbiamo creato una filiera di tecnica che permette non solo di inventare ma anche di portare le cose in clinica. Abbiamo più di 700 sperimentazioni cliniche in corso che passano dal mio ufficio, e naturalmente la chiave di volta di tutto sono gli scienziati che costruiscono le idee, che generano le idee e le verificano. Uno dei grandi piaceri del mio mestiere è che io devo anche andare a trovarmi, riportarmeli, assumerli, metterli lì e dargli dei suggerimenti, e poi, come diceva un grande presidente americano, il segreto del successo è circondarsi di persone molto brave e togliersi di mezzo appena possibile. Quindi quella è la mia cosa, li metto lì e poi li lascio correre e cerco di non fare danni. Ma in pochi anni che siamo lì abbiamo tanti accademici nazionali e premi Nobel, e siamo cresciuti a volumi di ricerca significativi, diciamo più o meno entro i primi 15 degli Stati Uniti. In questo mondo di ricerca, dove facciamo tante cose diverse, abbiamo un programma molto forte in nanomedicina, che è un po' la mia specialità, per coincidenza. Ho portato il mio gruppo, fondamentalmente ho fondato un dipartimento lì, ed è di questo che vorrei parlare. Quindi quelle le cose che racconto da adesso in poi sono colpa mia, non sono colpa di altri che stanno a Methodist. Cos'è la nanotecnologia? Nanotecnologia è come giocare a Lego con blocchettini che in realtà sono atomi e molecoline, insomma questa è la cosa, sfruttando il fatto che a certe dimensioni molto piccole gli oggetti che si creano hanno delle proprietà speciali, riescono ad avere delle proprietà emergenti speciali che altrimenti i blocchettini di materia più grandi invece non riescono ad avere. Quanto è piccolo un nanometro? Qui vediamo sulla destra un nanometro più o meno sulle dimensioni degli spazi fra gli atomi, tra un atomo e il suo vicino di casa, tipicamente c'è mezzo nanometro, un terzo di nanometro. Se guardiamo le molecole fondamentali che costruiscono la biologia del corpo umano in generale, questi sono nano-oggetti, il DNA, acido nucleico, trasversalmente fa un paio di nanometri, una proteina tipicamente una decina di nanometri, un virus un centinaio di nanometri. Quindi oggetti nanometrici in biologia sono capaci di svolgere funzioni estremamente complicate, molto più complicate delle corrispondenti funzioni che riusciamo noi a fare con nano oggetti costruiti in laboratorio, ma la biologia, come sempre, molti molti passi avanti a noi, biologia è riuscita a creare delle cose straordinarie integrando nano oggetti in micro oggetti. Un micron è 1000 volte un nanometro, il che vuol dire che una palla di raggio di un micron è 1 miliardo di volte più grande di una palla di un raggio di un nanometro. Quindi le dimensioni sono enormi. Cosa fa la biologia a livello microscopico? Fa le cellule.
gli oggetti più piccoli che hanno la proprietà di essere vive. Quindi la biologia fa cose straordinarie. Io, come ho già confessato prima, sono cattolico ferventissimo e umilissimamente credente, e quindi per me, quando dico biologia, è un termine in codice per dire nostro Signore, creatore, eccetera, eccetera. Ma naturalmente nel mondo della scienza c'è gente che la pensa in maniera diversa, come dappertutto, e allora parliamo di biologia. Quindi la nanotecnologia sembra un termine da fantascienza tante volte, una cosa magari nuova per alcune persone. Può essere utile ricordarsi del fatto che invece in nanotecnologia già sono stati conferiti diversi premi Nobel. Non ci sono i Nobel per la nanotecnologia, però in chimica e in fisica diverse volte sono stati dati premi Nobel per delle scoperte fondamentali che sono in realtà le fondamenta della nanomedicina. Per esempio qui vedete a sinistra la capacità di prendere un atomo, uno solo, e spostarlo e poi andare a misurarlo in un certo senso, è un Nobel che nasce dal lavoro fatto quasi 30 anni fa all'IBM. Questa cosa qui sono i famosi Fullerene o Buckyballs, che sono il premio Nobel di Houston, da questo signore qui, Erik Smolny, e i suoi collaboratori. Quello è carbonio tridimensionale. Se andiamo a vedere invece 2 anni fa il Nobel per la fisica, va a questi signori qui, che fanno, con ricerche tra l'altro fatte in collaborazione con l'Università di Palermo, che però non ha preso il Nobel, fanno delle superfici bidimensionali, rigorosamente bidimensionali, con una profondità di soltanto un atomo, il cosiddetto grafene, con queste forme di carbonio, e uno si chiede, ma come mai nanotecnologia e carbonio in 3 dimensioni fa chimica e in 2 dimensioni fa fisica? Secondo me questa è altra ulteriore evidenza del fatto che queste distinzioni nel mondo della scienza in realtà non hanno più ragione di esistere. A nanotecnologia applicata alla medicina ha dato farmaci che sono in uso da circa 20 anni, che si usano nelle cliniche oncologiche in tutto il mondo, certamente in Friuli Venezia Giulia. Quindi non sono cose nuovissime, sono cose che hanno già delle evidenze cliniche da diversi anni, da prima ancora che si usasse il termine nanotecnologia. Chiaramente però con la crescita del settore c'è ragione per avere speranza che tanti mali che non si possono curare adesso invece possano diventare curabili con i nanofarmaci di nuova generazione. Quello è un elenco di alcuni dei tipi di nanoparticelle che vediamo, e questa è un'immagine che riepiloga l'entità del programma federale degli Stati Uniti di nanotecnologia applicata al cancro. Questa è la commissione, io ho avuto piacere di essere direttore di questa commissione, che riportava, del programma che la portava a questa commissione di santoni scientifici per il lancio del programma nanotecnologico applicato al cancro, che abbiamo fatto nel 2005. Quasi tutti questi signori qui hanno vinto premi Nobel per la medicina. Quindi è stato un bel gruppo che gli Stati Uniti hanno lanciato in questa direzione, e ho avuto il piacere di trovarmi lì e di fare quello che potevo. Il concetto fondamentale della nanotecnologia, secondo me il vantaggio fondamentale, è che fornisce strumenti che credo siano necessari, anche se non sufficienti, a personalizzare l'intervento medico, la terapia, ma così anche la diagnosi, lo screening, così anche la capacità di monitorare l'efficacia. E su questi quattro assi abbiamo 4 programmi in laboratorio, e ve li racconterò un istantino, facendo soprattutto vedere come persone chiave in ognuno di questi programmi in realtà siano ragazzi italiani. Il primo sono i programmi che hanno a che fare con portare i farmaci nei posti giusti. Come dicevo prima, uccidere le cellule che hanno il cancro in realtà è molto facile, non è difficile. Si possono uccidere con tanti farmaci che abbiamo, anche con cose più semplici, addirittura con una goccia d'acqua, basta che sia portata nel posto giusto. La questione è come facciamo a colpire in maniera mirata le cellule che vogliamo colpire senza danneggiare la vita del paziente. Sappiamo tutti, si fa chemioterapia, c'è una serie di effetti collaterali che spesso limitano quanta chemioterapia si può fare, e certamente quello è l'equilibrio difficile. Per farvi fare conoscenza ottica, non credo che vi sia capitato, ma forse sì, questa è la prima cellula, questa verde che vedete qui, è la prima cellula
che entra nel fegato di un topino, in quel caso lì è una cellula cancerosa, avete visto i vasi sanguigni del topino, la cellula è entrata, una cellula metastatica, veniva dal colon, è arrivata al fegato, come succede ai nostri pazienti in clinica, arriva al fegato, si pianta lì, e quando è arrivata lì non si smuove più, comincia a proliferare, a duplicarsi, e nel giro di 2 settimane il topino è morto per metastasi epatica, che è tra l'altro il modo più frequente di morte anche in clinica per i nostri pazienti, per i pazienti nel mondo. Perché è importante avere sistemi nanotecnologici? Perché una volta che si viene a iniettare un farmaco nei nostri pazienti, per i pazienti in generale, non dico solo i nostri naturalmente, dove il farmaco va a svolgere la sua azione è determinato dalla capacità di questo farmaco di attraversare il labirinto del corpo, di aprire un certo numero di porte che chiamiamo barriere biologiche, in modo da finalmente trovarsi di fronte al cancro e riuscire a intervenire su questo. Non è una capacità di riconoscimento la cosa importante, questa diventa importante solo al momento del contatto. I farmaci che abbiamo uccidono come si uccide con un coltello, bisogna essere lì e bastonare, che ne so, è un omicidio a contatto, non può essere un cellulicidio a contatto, non può essere a distanza. Quindi il riconoscimento, se è possibile, è una cosa molto bella, una volta che si è arrivati a contatto con la cellula che vogliamo trattare. Però il problema grosso è come si fa a attraversare tutte queste barriere biologiche che tipicamente determinano dove vanno a finire i nostri farmaci, che siano questi i normali farmaci che tutti conosciamo, il platino, la doxorubicina, il metotrexato, o i farmaci molecolari come l'ercettina, o i nanofarmaci di cui parlavo un istante fa. Questi sono le famose barriere biologiche. Voi vi ricordate che noi veniamo da Houston e se c'è una cosa che tutti sanno di Houston è naturalmente Houston have a problem. Dico bene, Houston, Apollo 13, la NASA, l'atterraggio sulla Luna. Per arrivare a portare gente sulla Luna, la NASA ha sviluppato un sistema a 3 stadi perché una singola palla di cannone non poteva fare tutte le parti diverse del viaggio per arrivare alla Luna, non si può sparare da Cape Canaveral il modulo lunare, brucierebbe subito. Ci vuole una parte diversa del vettore per diverse parti del viaggio. In medicina invece in qualche modo pensiamo che una singola nanopalla o una singola molecola possa essere in grado di fare diversi segmenti del viaggio e arrivare alla cellula e ucciderla o a riprogrammarla. Questa è una cosa che è difficile credere, secondo me, in maniera generale. Quindi ci siamo inventati questi sistemi multistadio, che vedete qua nel disegno. Il primo stadio arriva sul vaso sanguigno afferente al tumore, lo stadio seguente entra nel tessuto, nel microambiente intorno al tumore, il terzo entra all'interno della cellula che vuole colpire, la uccide o la riprogramma. Per fare questo concetto di multistadio, torniamo al concetto di prima di cosa ha fatto la natura. La natura, appunto, con la natura con la D maiuscola, è cosa ha fatto? Ha messo tanti nanooggetti in un microoggetto e questo microoggetto, la cellula, è capace di fare cose incredibilmente più complesse, in particolare di essere viva. Noi cerchiamo di replicare in maniera straordinariamente grossolana il medesimo concetto. Sono nanoparticelline o nanofarmaci o farmaci insieme a nanoparticelle all'interno di una struttura microscopica, ovvero di dimensioni più o meno di un micron, che vuol dire più o meno, come dicevo prima, 1000 nanometri, in modo da poter in questa maniera sequenziale, con questo missile multistadio, riuscire a superare le varie barriere biologiche e entrare a colpire il tumore. Un'immagine può aiutare, questo è un film, un'immagine microscopica dinamica, eccola qua, un microscopio intravitale, quello che vedrete adesso, stiamo guardando dentro il fegato, no, dentro, no, questo non è il fegato, stiamo guardando all'interno di un topino nel quale è stato trapiantato un tumore al seno di provenienza clinica, cioè un tumore umano messo all'interno del topino, trattato con una molecola che vediamo adesso arrivare, questa verde, eccoci qua. E qui la prima cosa che vedete è la molecolina verde che entra nel tumore e vediamo anche i vasi sanguigni molto piccoli in tempo reale che portano quello che devono portare al tumore. Si arriva al capillare, per capirsi, poi c'è la parte venosa dall'altra parte che vediamo apparire tra qualche istante. Questo è un pochettino accelerato, forse, eccolo qui, vediamo la parte venosa dall'altra parte. Quindi abbiamo sviluppato degli strumenti per guardare
cosa capita nel trasporto della massa, molecole, cellule, particelle, quello che sia, all'interno del tumore. Questi sono strumenti che abbiamo sviluppato per riuscire ad andare a vedere dove andavano le nostre particelle degli animali che cercavamo di curare. Abbiamo scoperto delle cose molto interessanti e più generali, a cui farò riferimento tra un istante, ma tanto per vedere adesso. Qui vediamo le particelline, queste rosse, sono in realtà le particelline che avete visto prima, che facciamo in laboratorio. Quelle blu invece sono i globuli rossi che viaggiano all'interno di questo tumore. Quindi siamo in grado di guardare cosa capita dentro il tumore in certe condizioni che purtroppo non sono ancora utilizzabili in clinica e riusciamo a vedere come viene trasportata la massa. E una delle scoperte spaventose che abbiamo fatto è questa, osservazione più che scoperta. Qui adesso guardiamo dentro il tumore e vediamo come questo farmaco verde, no, entra nel tumore e vediamo i vasi sanguigni che sono pieni di questo farmaco verde, nel tempo uscirebbe e si sposterebbe un pochino dai vasi sanguigni, ma la cosa importante qui è che questa parte qua è completamente nera, vuol dire non viene irrorata dal farmaco, non ci arriva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non importa che farmaco era, non importa che farmaci ho, il tumore è capace di dirottare la normale biologia delle barriere biologiche di cui parlavo prima, di cui siamo per ragioni importanti, difensive, sane, di cui il nostro corpo è composto, la dirotta e si crea delle protezioni, per quello che riesce a continuare a crescere e a non farsi uccidere dai sistemi protettivi del corpo stesso, perché riesce a incapsularsi in modo da proteggersi dall'attacco farmacologico ma anche dall'attacco immunitario del corpo stesso. E allora cosa fa? Si è protetto qua dentro, questa parte nera è tutto tumore, posso farvi vedere 10 volte il campo, la dimensione, ed è ancora tutto nero, uno dice ma magari sono tutte cellule morte là dentro, purtroppo no, perché uno dei meccanismi evolutivi vincenti del cancro è la capacità di avere certe cellule riserva, vengono chiamate cellule staminali, per qualche ragione staminali oncologiche, che vanno, sì, quando si viene costruita questa protezione intorno al cancro, che abbassa la quantità di ossigeno e di nutrienti che riescono a entrare nel cancro, questi si ibernano, vanno in ibernazione, si nascondono, abbassano tante volte, altre volte no, il loro metabolismo. Noi arriviamo con il farmaco in clinica a curare, spaziamo via tutte le cellule invece che erano ancora irrorate dai vasi sanguigni a concentrazione più o meno normale, come avete visto il tornado su Oklahoma City l'altro giorno, non su Moore in Oklahoma City, passa il tornado, spazza via la città, le cellule malate, staminali, se ne stavano nascoste negli shelters, all'interno dei sistemi protettivi, vengono fuori dopo che è passato il tornado e ripopolano questa città maligna. Ed è per quello che si perdono i pazienti, perché non si riesce a eliminare l'interezza del male, comprese le radici profonde che sono queste cellule resistenti alla terapia. Quindi, cosa è importante? È importante avere i farmaci giusti, naturalmente, ma è importante fare in modo che questi farmaci riescano ad arrivare nei posti giusti. Il problema del trasporto, della patologia del trasporto, è il problema chiave. Ed è su questo che abbiamo lavorato. La metafora è quella del castello medievale, no? Romanticamente pensiamo alla vita come la principessa incatenata in una delle sale del castello. Purtroppo incatenata e vicino a lei c'è un mostro che vuole ucciderla. La cosa buona è che il mostro può essere a sua volta ucciso molto facilmente. Le cellule malate di cancro sono facili da uccidere. Si possono uccidere in tanti modi, le posso strangolare, posso dargli una botta in testa. Qual è il farmaco metaforico che uso? Non è tanto diverso, possiamo usare quelli che abbiamo, sono già sufficienti. Il problema è riuscire a trovare qual è la sala in cui è incatenata la principessa, abbastanza in fretta, superando le varie barriere biologiche e metaforiche, che il muro del castello, il portale, il fossato, i coccodrilli e tutto quello che c'è dentro, per arrivare in tempo. Questa è la visione del cancro che abbiamo noi e abbiamo dato a questo modo di vedere le cose un nome, il nome di oncofisica del trasporto. Oncofisica del trasporto, quando abbiamo lanciato il concetto di nanotecnologia applicata al cancro alcuni anni fa, abbiamo avuto il privilegio di essere riconosciuti sulla copertina, forse la rivista più importante in oncologia, lanciando appunto la nanotecnologia oncologica,
abbiamo creato dei centri di ricerca fortemente interdisciplinari, perché le cose che avete visto, adesso ve le faccio vedere un istantino nel settore applicativo, richiedono ingegneri, matematici, fisici, clinici, tutti insieme. Abbiamo creato questi enti di ricerca multidisciplinari e poi è nata la famosa concetto dell'oncofisica al trasporto, che pochi anni dopo ha fatto la stessa copertina della stessa rivista e sulla quale di nuovo abbiamo creato un centro federale americano, il Centro per l'Oncofisica del Trasporto. E insieme a queste sono state completate ricerche da tutti i nostri giovani, no? Che in realtà hanno avuto poi, hanno state riconosciute in su copertina di tante riviste. La cosa importante è che sono tutti di settori disciplinari diversi. L'oncologia molecolare, insieme all'ingegneria meccanica, insieme alla chimica fisica, insieme a tante altre cose. La chiave è quella, le trasformazioni stanno all'interfaccia delle discipline, più spesso che all'interno degli sviluppi incrementali delle singole discipline. Questa è la nostra filosofia di base. Compreso il lancio delle famose particelle multistadio che ho fatto vedere prima, che stava su Nature Nanotech, e in cui, in copertina, in cui i contributi principali vengono da Ennio Tasciotti. Raccontiamo storie italiane. Ennio Tasciotti, di Latina Italy, studiato a Trieste Italy, credo sia ancora Italy, dico bene, qui siamo dall'altra parte se mi ricordo bene, e poi adesso con me da diversi anni, un normalista di Pisa, in realtà che viene da Latina, che ha fatto la specialità a Trieste, un ragazzo fenomenale che lavora con noi. La matematica di progettazione di queste particelle viene da Paolo De Cuzzi, barese, matematico, ingegnere, e con noi anche lui da diversi anni, e una serie di altri ragazzi italiani, ma loro sono le persone chiave. Paolo mi ha aiutato e mi ha insegnato a sviluppare metodi per progettare le particelle in modo che si concentrino intorno al cancro, come si progettano le barche, gli aerei, come si progettano le biciclette per fare più velocemente possibile e vincere il Giro d'Italia, su criteri fisici, non solo la parte biologica, la parte oncologica, molecolare è importante, ma la fisica del trasporto è una parte chiave e lì nasce da tanti anni di lavoro fatto con Paolo. Quando cortesemente è stata letta quella preghiera d'apertura al suo fratello Dolore, un passaggio che per me è importante, che mi sono permesso di raccontare, è il concetto di vedere, no? di trovare messaggi segreti in tanti posti, anche nei posti più soleggiati, mi avete corretto giustamente, più soleggiati, più visibili, e essere stare sorpresi. 10 anni di lavoro su questo concetto, con gruppi interdisciplinari, abbiamo scoperto che il modo migliore dal punto di vista fisico del trasporto per portare una particella a attaccarsi alla superficie del vaso sanguigno afferente al cancro e ricostruire una piastrina. Già si sapeva, era chiaro, qualsiasi biologo ce lo poteva dire. 10 anni ci è voluto. Comunque, quello è un esempio. E poi, naturalmente, bisogna lavorare con i biologi per studiare i fenomeni tramite i quali le particelle, le cellule, sono capaci di ingestire, di trasportare queste particelle, sono cavalli di Troia, che portano cavalli di Troia, che portano cavalli di Troia. Questo è il concetto delle particelle multistadio, e giustamente con l'analogia epica, e questo mi sembra un gruppo laocontico, che è la cellula che viene a ingolfare, a catturare la particella e la porta al suo interno, dove va poi a colpire diverse strutture subcellulari che hanno un'importanza diversa per diverse malattie. Questo è un altro concetto di Ennio Tasciotti, l'analogia militare adesso è questa. Una delle barriere biologiche del corpo è il fegato, che è un organo filtro. Il suo mestiere è togliere dalla circolazione le cose che girano per il corpo, che non ci dovrebbero essere. E quando vedo una nanoparticella o un farmaco, ci sono delle cellule il cui mestiere è di prendere l'intruso, sequestrarlo e cercare di distruggerlo, di eliminarlo. Allora, l'analogia militare qual è? Se come militari dobbiamo essere paracadutati al di là delle linee nemiche, forse non è una cattiva idea avere la divisa addosso del nemico, dico bene? E allora cosa fa Ennio Tasciotti? Prende la divisa da quelle cellule sequestranti del fegato, dell'animale e alla fine della persona nella quale verrà iniettata la particella, prende la sua divisa, cioè la superficie, la membrana cellulare,
la mette sulla particella, la rinietta, così non viene catturata e può svolgere il suo mestiere. E in questo modo, senza entrare in dettagli, stiamo avendo risultati, direi, molto incoraggianti per quanto riguarda la terapia del tumore all'ovaio, anche fortemente metastatico, ricordate l'esempio di prima, dove riusciamo a avere effetti terapeutici significativi in su 83% degli animali con diverse cure su tempi lunghi. Questo è un altro esempio, più in dettaglio, che ha a che fare con la cura. Nel più del 50% dei casi di tumori in animali di laboratorio, in topini, fratelli topini, sono topini che hanno tumori al seno, tripli negativi, con metastasi polmonari, una situazione che clinicamente è un disastro, e quindi nel più del 50% dei casi riusciamo a ottenere cure complete. I topini che abbiamo perso, li abbiamo persi non per metastasi polmonari, quelle sono interamente scomparse, li abbiamo persi per metastasi cerebrali e metastasi ossee. Ma le particelle erano state costruite con metodi matematici per concentrarsi nei polmoni, quello era l'obiettivo. Quindi questo è il cambiamento di prospettiva, non solo farmaco personalizzato, ma anche vettore personalizzato, quello è il ruolo della nanotecnologia, altro esempio simile. Oppure questo è Paolo De Curzi, di nuovo da Bari, che dimostra che con nanoparticelle comprendenti gadolinio emesse all'interno del sistema multistadio abbiamo un'efficacia nell'indagine radiologica molto superiore e che ci permette di scendere a vedere poche cellule in risonanza magnetica, letteralmente una manciata di cellule, in modo da poter potenzialmente fare diagnosi sempre più precoci sulla base di screening radiologico. O di trattarle con sistemi ablativi che hanno a che fare con nanoparticelle d'oro, che sto facendo un campionario di particelle diverse di secondo stadio, di diversi sistemi di progettazione. Un altro sistema, avete visto le superfici nanostrutturate per fare la diagnosi precoce, avete visto nanoparticelle per rilasciare farmaci in maniera mirata in zona del corpo malate. Questo è un terzo sistema. Il terzo sistema sono capsule delimitate da superfici che contengono nanocanali, vi farò vedere un esempio, sono fondamentalmente delle ghiandole impiantate in maniera sottocutanea che attraverso questi sistemi nanofluidici rilasciano farmaci a un tasso di rilascio controllato che è appunto ha lo scopo di fornire la quantità giusta di farmaco al momento giusto senza tenere il paziente attaccato a una IV, come si dice in italiano, una flebo o in ospedale. Questo è un programma che nasce, come tante cose in medicina, nasce da opportunità che vengono dal mondo dello spazio. Tante cose in medicina, chirurgia robotica per esempio, nasce da spazio e militare, da medicina per lo spazio e medicina militare, poi nel tempo arriva e viene utilizzata, in realtà ormai sono utilizzate soltanto in medicina civile, non sono mai state utilizzate nello spazio e credo mai neanche in teatri militari. Quindi l'occasione per lavorare insieme con diverse agenzie a scopi di medicina di pace è certamente lì. Il problema per la medicina dello spazio che ci presenta la NASA alcuni anni fa è questo, dice, vogliamo andare su Marte, vogliamo portarci astronauti, vogliamo riportarli indietro sani, ci vogliono più o meno 3 anni, come si fa? Il problema è che la biologia umana non è naturalmente non è mai stata costruita per stare nello spazio. Il problema tecnico è che non ci sono ospedali, giusto? Siamo in viaggio. Allora il concetto che abbiamo sviluppato con la NASA è che invece che portare l'astronauta in ospedale, mettiamo l'ospedale dentro l'astronauta nella forma di un certo numero di queste nanoghiandole che rilasciano fattori compensativi o fattori terapeutici. Questa è una cosa che abbiamo sviluppato, se la NASA non vuole andare più su Marte, ma non importa, il nostro obiettivo finale era quello di portare queste cose in medicina, naturalmente in medicina sulla Terra. E ci sono 3 forme diverse di queste nanocapsule, sono quelle che rilasciano il farmaco in maniera costante, per mesi e per anni, ci sono quelle che possono essere modificate e modulate tramite campi elettrici, e ci sono forme di queste capsule che invece si formano e si prestano a essere usate come contenitori protettivi per trapianti cellulari. Per esempio per il diabete, se vogliamo trapiantare le isolette di Langerhans che rilasciano insulina quando hanno una concentrazione sufficiente di glucosio intorno,
non possiamo fare i trapianti, si fanno i trapianti naturalmente delle isole di Langerhans, però non resistono abbastanza a lungo perché vengono attaccati dal sistema immunitario, e quindi questa protezione è un modo per dare a questi trapianti la possibilità di sopravvivenza più a lungo. La tecnologia chiave di volta sono i nanocanali che vedete quassù, questi nanocanali che sono una tecnologia che abbiamo sviluppato a Berkeley 17 anni fa, primo brevetto, e che corrisponde, qua la vedete con un microscopio a trasmissione elettronica, questo è il nanocanale, 3 più o meno 3 nanometri, una ragione per cui faccio vedere questa immagine è per portare alla vostra attenzione questi puntini qui, ognuno di questi puntini è un atomo di silicio, quindi si tratta di progettazione estremamente accurata e di manifattura estremamente accurata per avere l'accuratezza nel tasso di rilascio che è necessario per curare il paziente senza avere effetti collaterali. Abbiamo una decina di prodotti farmaceutici in diversi stadi di traslazione clinica con diverse aziende farmaceutiche, uno in particolare, visto l'argomento trattato quest'oggi, è il fatto di un tipo di prevenzione, a volte chiamato prevenzione terziaria, alla paziente a cui è stata fatta una quadrantectomia perché c'era una forma di cancro di qualche tipo, spesso, troppo spesso, qualche volta succede che c'è naturalmente una recidiva locale, si danno farmaci per abbassare il rischio di recidiva locale, l'efficacia dei farmaci e la quantità di farmaco che si può somministrare invece localmente è molto più alta, invece che darle per via orale, se è possibile fare questo. Quindi abbiamo sviluppato questo sistema di rilascio di questo farmaco che è già clinicamente disponibile, da portare appunto come nanoghiandola per evitare le recidive senza dover pagare lo scotto degli effetti collaterali, per esempio, della perdita di densità ossea. Ci andiamo nello spazio, anche se la NASA non vuole andare più a Marte. Quando leggerete di un esperimento che ha a che fare con nanofluidica che viene portato sulla stazione orbitante International Space Station, entro il 2013, è stato spostato un paio di volte, ma noi siamo pronti, cortesemente pensate a questi due giovani, quel giovane, quello con la barbetta sulla destra, è il direttore di questo progetto dei nanocanali, si chiama Alessandro Grattoni, viene al Politecnico di Torino, invece il giovane a sinistra è mio figlio, si chiama Giacomo, ha fatto questo lavoro come volontario quando studiava informatica a un'altra università a Houston, hanno sviluppato questo progetto in maniera completamente indipendente. Un giorno sono venuti e mi ha detto, papà, sai, cioè, mi ha detto Alessandro, il professore, dottore, senti, abbiamo un'idea, c'è questo bando di concorso per questo premio SpaceX Prize, dice, bene, dico, se sì, fate, no, ma dovremmo fare scrivere, mandare, va bene, non importa, fate, poi mi dite. Tornano dopo un paio di mesi e mi dicono, ma guarda che ci hanno selezionati, dico, bravi, dobbiamo andare a presentare la giuria della NASA, a Cape Canaveral, dico, forti, ma no, forti, devi venire anche te, perché ci hanno messo il tuo nome sopra. Che va bene, allora siamo andati, abbiamo presentato, nonostante la mia presentazione abbiamo vinto questo premio e adesso andiamo su con questa navicella spaziale privata che si chiama Falcon 9 e poi la seconda del suo esperimento a tempi brevi, poi andiamo a ripescare la navicella nel Pacifico, la portiamo, vediamo se funziona, speriamo che non scoppi niente e dopo invece andiamo nella Space Station sempre nel 2013 per capire meglio le dinamiche del trasporto delle molecole all'interno di quei nanocanali che permettono appunto fenomenologicamente i tassi di rilascio di cui parlavo prima. Vi ho inondato di una quantità probabilmente irragionevole di informazioni scientifiche, chiedo scusa, però insomma a me piace tantissimo e spero che mi perdonerete. Poi con tutte le cose di me che dicevano all'inizio mi sentivo veramente in obbligo di farvi vedere tutta l'argenteria di casa in qualche modo. Allora, ma visto che con tanti doni che non ho c'è il dono della chiarezza espositiva, mi permetterei di leggere una storiella che racconta un po' le cose che ho visto e che in qualche modo ho avuto un po' più tempo per scriverla, spero che sia un istante più chiara, è della storia di Giulia, che come tutti una mattina si lava i denti e poi ripone lo spazzolino con i nanosensori nella sua guida sul lavandino. Le biomolecoline presenti nella sua saliva restano catturate nei filamenti dello spazzolino, ne attivano i nanochips
che avete visto e forniscono i suoi profili proteomici, peptidomici, glicomici, metabolomici, tutte quelle molecoline della notte molecolare che vi facevo vedere prima. Insomma, il quadro immediato e personalizzato dello stato di salute di Giulia, dei suoi livelli energetici e della sua prontezza a svolgere le attività del giorno. Oggi si è accesa la spia luminosa che dice: nuovo processo neoplastico in corso. E questo non è un evento raro, abbiamo detto, tante volte abbiamo cancri di cui non sappiamo niente perché il corpo è capace di gestirli completamente, probabilmente migliaia di volte nella vita. Questo è sempre stato ed è solo in rare occasioni che il nostro sistema di difese immunitarie non è in grado di eliminarle naturalmente e senza danni alla salute. Però, come ben si sa, ogni neoplasia va tenuta sotto controllo. E allora Giulia applica un cerotto ai nanotubi sul polpastrello dell'indice sinistro e senza dolore raccoglie nel cerotto un piccolissimo campione di sangue. Nel corso della giornata lascerà il cerottino con questa goccia di sangue in un punto di raccolta proteogenetico al suo condominio, sul lavoro, alla fermata della metropolitana, al centro commerciale, nell'auditorium di Precenico, in parcheggio o dentro, e dentro tre giorni verrà avvisata sul telefonino su cosa bisogna fare. Il mese scorso le è nata una lesione precancerosa ma molto aggressiva in un condotto biliare e allora Giulia si è recata al centro medico per la procedura di prevenzione teranostica. Cosa vuol dire teranostica? Li vedi e poi attivi quello che vedi, se indica che c'è un tumore, terapia e diagnostica insieme. Una cosa che si fa con le nanoparticelle, per esempio avete visto quelle di risonanza magnetica, posso riattivarle con una diversa forma di energia magnetica e danno origine a onde di calore che localmente danno ablazione, cioè cucinano le cellule malate che stanno intorno. E allora con un cerotto indolore le era stato iniettato un liquido di contrasto intelligente comprendente particelle multistadio visibili con strumenti di radiologia ottica, ovvero non invasiva e senza radiazioni dannose. Nel giro di pochi minuti le particelle si erano annidate preferenzialmente intorno alla lesione sospetta e avevano svelato un piccolo tumore epatobiliare che era di diversi anni, troppo giovane per essere in grado di fare un serio danno alla salute di Giulia. Comunque, con procedura automatica, l'apparato teranostico del suo medico di famiglia aveva attivato una sorgente di luce invisibile mirata alle nanoparticelle di contrasto contenute nel tumore e queste avevano in risposta rilasciato delle molecole terapeutiche che avevano riprogrammato, a me piace più riprogrammare che uccidere, le cellule tumorali, riportandole alla normalità della salute cellulare. E il tutto le era costato quasi un'ora di tempo, ma Giulia ben sapeva che solo 20 anni prima questa piccola formazione maligna le sarebbe probabilmente costata la vita. Questi sono i famosi, i veri eroi della storia, sono i ricercatori, c'è Paolo, c'è Ennio, c'è Alessandro e tanti altri nomi non strettamente italiani. Questi sono i sorgenti dei nostri vari finanziamenti, che vogliamo tanto bene, ci teniamo di te. Queste sono alcune delle aziende che abbiamo sviluppato, credo che sia nostro dovere anche essere volano economico, naturalmente per la comunità che ci sovvenziona le ricerche, come diceva prima il dottor Napoli, e tra l'altro se non c'è una controparte farmaceutica o di tecnologia medica di industria privata, la ricerca non arriva mai, diventa mai prodotto, non arriva mai in clinica, quindi è veramente necessario per ragioni sia di efficacia medica che di ritorno economico alla comunità. E questo è non solo una metafora per il significato della vita, non solo un omaggio al mio amico Paolo Bordon, che è un grande atleta che corre nella vita così come nello sport, ma è anche una ragione per cui vi chiedo di essere indulgenti nei miei riguardi. Se scappo, vorrei stare qua a cena, fare tante cose insieme,
darò il mio contatto di posta elettronica come ultima diapositiva, vi invito veramente a contattarmi, rispondo sempre personalmente a tutti, questa è una tipicamente molto in fretta, è una cosa che tengo tantissimo, però come si dice, no? Tra gli alpini, io sono figlio di alpini, si bisogna buttare il cuore oltre il reticolato qualche volta per portarsi a spingersi al di là dei propri limiti, e questo è il reticolato oltre il quale ho buttato il cuore iscrivendomi alla 100 km del Passatore. Sono 100 km di corsa, una gara podistica che comincia domani alle ore 15, quindi io domani alle ore 15 mi trovo qui, spero non in questa qui per ambulanza, però qui, e dopo circa 15 ore, se tutto va bene, dovrei essere dall'altra parte. Quindi io credo, non sono convinto che sia una cosa particolarmente intelligente da fare, ma alla fine è una buona metafora della vita, e secondo me è un buon modo per allenarsi ai rigori della ricerca, dove in realtà le 15 ore in realtà non sono assolutamente niente. Mi rendo conto benissimo che le mie sofferenze per 15 ore sono niente di fronte alle vostre sofferenze dell'ultima ora in cui avete sentito me continuare a parlare, però così sia. E adesso che ci siamo smascherati sulla mia, ho confessato la mia fede, per me questa è l'occasione più importante, più bella, per fare una cosa che solo lì ho occasione di fare. Non faccio altro che pregare per 15 ore il mio pellegrinaggio, chiedendo al nostro Signore, come forse qualcun altro di voi farà, di poter trasformare tutti questi doni che ci ha dato, possibilità, occasioni, contatti, amicizie, posti, l'opportunità di stare qui insieme a voi, in modi per essere degni dei suoi doni, cercando di essere a servizio del nostro prossimo. Per questo...